Vorresti imparare a creare videogiochi? Allora sei nel posto giusto. Ho creato questo video di poche ore dove ti insegnerò passo passo come utilizzare Unity 3D per creare un videogioco da zero. Il videogioco che creeremo è quello a schermo. È un clone di Breakout. È un videogioco molto interessante che ci permetterà di vedere un sacco di funzionalità per creare in futuro progetti ancora più complessi, ma per capire soprattutto in un environment semplice come si crea appunto un videogioco. Vedremo il movimento, l'input, le collisioni, la fisica, vedremo anche i particle system e anche dei piccoli effetti di post-processing come il bloom. Non vedo l'ora quindi di vedervi in questo video e mi raccomando ragazzi, una cosa molto importante, io sono a vostra disposizione. Se avete un problema scrivete nei commenti qui sotto oppure entrate nella community di Discord che trovate sempre il link in descrizione. Questo video inoltre, seppur lungo, è diviso in sezioni, in modo tale che voi potete saltare da una sezione all'altra cliccando nella barra dove vedete appunto i vari time frame oppure cliccando nella sezione corrispondente esattamente nella descrizione. In questo modo potete rivedere con facilità un argomento che magari non avete capito, oppure se vi interessa quell'argomento in particolare vedere soltanto quello. In ogni caso ragazzi, io spero di riuscire a trasmettervi la passione per il game development, per quest'arte, e mi auguro che in futuro potrete mostrarmi progetti sempre più complessi. Quindi non mi resta che augurarvi buona visione e soprattutto imparate un sacco di cose e buono sviluppo. Ciao! Bene ragazzi, se siete qui vuol dire che volete creare dei giochi, che siete interessati ad avviarvi in questa carriera nel game development e vi assicuro che siete nel posto giusto perché vedremo sicuramente tutto dall'inizio alla fine. Infatti sono andato nel sito di Unity, che è il game engine che utilizzeremo per creare dei giochi, e il sito è proprio questo, unity.com. Potete cliccarlo, potete decisamente cercarlo anche su Google, ma vi basterà anche andare sulla barra e scrivere unity.com. Ci si aprirà questa pagina molto carina dove ci sono un sacco di informazioni, ma noi dobbiamo scaricare l'engine e quindi andiamo su Get Started. Una volta cliccato su Get Started, subito Unity ci porterà alla pagina di Plans and Pricing e qui magari ci possiamo spaventare un attimo perché vediamo un bel po' di soldi che servono per acquistare l'engine, ma non vi preoccupate perché queste sono soltanto le versioni a pagamento che ci serviranno soltanto se facciamo più di 100k all'anno dai nostri giochi, cosa che vi auguro magari fra qualche anno che riuscite a fare dei giochi di successo. Noi dobbiamo andare su Individual e scaricare la versione Personal, che è totalmente gratuita e ragazzi vi assicuro che è un coltellino svizzero pronto, completo per fare giochi decisamente adeguati, decisamente ottimi. Non c'è veramente nulla di bloccante nelle versioni gratuite. Quindi scarichiamola senza problemi cliccando su Get Started e successivamente clicchiamo Start Here, dove ci porteranno nel download. Qui Unity ci ricorderà appunto che se generiamo più di 100k dai nostri giochi dobbiamo prendere la versione Plus o Pro, ok? Clicchiamo Agree e Download e ci farà scaricare un Unity Setup.exe. Clicchiamo Salva e aspettiamo il download. Ok, abbiamo completato il download, a questo punto non ci resterà che avviarlo. Io Unity Hub ce l'ho già installato, però vediamo come si presenta. Comunque dovete semplicemente installarlo tranquillamente Unity Hub, andando a cliccare accetto, tranquillamente come si installa un programma senza problemi. Una volta installato vi troverete nel vostro desktop la cartella, l'icona Unity Hub. Clicchiamola e ci si aprirà davanti questa schermata dove vi è un riquadro projects dove io ho già al mio interno tutti i vari progetti, un riquadro learn dove noi possiamo utilizzare i progetti che già Unity ha messo a disposizione per noi per vedere come sono stati fatti e quindi imparare proprio sul campo, un ambito community dove vi sono tutta una serie di link utili per crescere e anche interagire con la community internazionale di Unity, e poi quello che ci interessa maggiormente è il riquadro installs. Perché questo ci interessa? Perché inizialmente questo riquadro non avrà alcune installazioni di Unity nel nostro PC e di conseguenza per installarlo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare su Add e selezionare una versione che vogliamo installare. Io vi consiglio di installare, se state guardando questo tutorial oggi, ma comunque in futuro, vi consiglio di installare la 2020.2. È possibile che questo numero, quando guarderete questo tutorial, il terzo, sia diverso, potrebbe essere un 5, un 4, un 6, perché Unity è sempre in costante aggiornamento, ma vi consiglio di installare questa versione. Ora io ce l'ho già installata e non me la fa installare, e quindi per ora facciamo finta che stiamo installando la 2019.4.17.f
1, giusto per guidarvi un pochettino, perché non appena cliccherete la versione da installare di Unity, vi chiederà quali moduli dovete installare nella vostra versione di Unity. Questo è molto utile a seconda di dove vi trovate. State utilizzando iOS e volete creare un gioco iOS, ricordate di mettere il tick qua. Volete generare un gioco Android, cliccate il tick qua, ricordandovi anche di cliccare anche queste due cose sotto. Volete buildare su TBOS? Bene, mettete il tick. Volete buildare su Windows? Windows Platform, quindi tutte le versioni mobile di Windows, cliccate qui. Volete buildare su WebGL? Cliccate qui. Molto, molto esaustivo, basterà leggere appunto quello che c'è scritto sul schermo. In sostanza potete tranquillamente mettervi anche tutti i moduli, non, perché prima o poi sono sicuro che vi serviranno. E una volta che siete soddisfatti con i moduli, cliccate Next. Cliccate Have Read, Done, e lui tranquillamente partirà con il download della vostra versione. Ovviamente ve l'ho detto, scaricate la 2020.2, io ce l'ho già installata, quindi non ho scaricato un'altra per farvi vedere com'era il percorso di installazione. E una volta terminata l'installazione ci vediamo per la creazione del nuovo progetto. Bene ragazzi, abbiamo installato la nostra versione di Unity, la 2020.2. Vi ricordo che questo numero terzo può essere delle minor release, diciamo, può essere diverso a seconda di quando voi state seguendo questo tutorial, non vi preoccupate. Comunque, diciamo, è un tutorial aggiornatissimo che andrà bene anche probabilmente per un anno, tra due, quindi senza problemi seguitelo in caso, scrivetemi nei commenti. A questo punto abbiamo la nostra versione installata. Io mi sono assicurato di avere Universal Windows Platform Build Support per buildare su Windows, WebGL Build Support e Android nel caso in cui volessi buildare i miei giochi su Android. Adesso possiamo andare su Project e possiamo creare un nuovo progetto. C'è un bel tastone blu qui, New, col quale possiamo cliccare New e creare il nostro progetto del nostro gioco. All'interno della schermata della creazione del progetto ci sono una serie di bottoni che vi dicono qual è il template, cioè quale forma, quale diciamo funzionalità di base dare a Unity per il vostro progetto. Diciamo che una non esclude l'altra, nel senso che se io clicco 3D e voglio fare un gioco 2D non ci sono problemi, ma semplicemente sono delle impostazioni iniziali che teoricamente velocizzano un minimo il vostro progetto. Allora, partiamo col 2D in modo tale che la schermata, la UI, è subito nella posizione per creare dei giochi 2D, perché noi stiamo creando un gioco 2D, e mettiamo il nome al progetto, io lo chiamerò tutorial YouTube. A questo punto potete scegliere la location dove mettere il vostro progetto. Io ho una cartella di nome Sharp, dove Unity automaticamente creerà una cartella di nome tutorial YouTube del nome del progetto e la metterà in questa cartella, quindi per ora va bene così. E infine, quando siete soddisfatti, potete cliccare Create. A questo punto Unity partirà con la creazione del progetto. Di solito questa operazione ci sta un po' a seconda delle prestazioni del vostro computer, non vi preoccupate perché dopo potremo tranquillamente utilizzare l'editor, quindi ci vediamo al loading completato. Bene ragazzi, eccoci davanti a Unity. Ovviamente Unity inizialmente si caricherà esattamente con questo layout, dove ci sono queste finestre disposte esattamente in questo modo. Noi possiamo gestire il nostro layout come vogliamo, possiamo infatti spostare qualsiasi finestra come ci pare e piace, e questo sono sicuro che è una cosa che farete nel tempo quando diventerete un po' più esperti. Ma analizziamo la nostra interfaccia. Cosa abbiamo nella nostra interfaccia? Partiamo da sinistra. Abbiamo una gerarchia. Che cos'è la gerarchia? È essenzialmente la lista degli oggetti che sono presenti nella nostra scena. Attualmente di default quando creiamo un oggetto vi è semplicemente una main camera, che è la camera che ci mostrerà qualcosa a schermo. E io all'interno di questa gerarchia posso fare tasto destro, posso andare su 2D Object per esempio e Sprites e poi creare un semplice quadrato. E in questo modo quindi ho un altro oggetto nella mia gerarchia. Ma sicuramente avete visto che quando io clicco i vari oggetti nella gerarchia, sulla destra, su Inspector, mi cambia appunto il contenuto di questa finestra. Questo è essenzialmente l'Inspector, un analizzatore degli oggetti che ho all'interno della mia scena. Quindi se clicco Main Camera, lui mi sta dicendo, ok, Main Camera è composto da tutte queste componenti. E andiamo al primo concetto di base di Unity, le componenti. Le componenti, diciamo, sono una serie di
pacchetti di funzionalità che noi possiamo dare ai nostri oggetti della scena per dargli appunto ulteriori funzionalità. Per esempio, se analizziamo main camera, ha un componente di tipo transform e un componente tipo camera che appunto definisce come camera. Se andiamo su square, esso avrà un componente di tipo transform e un componente di tipo sprite renderer, che è la funzionalità che permette di visualizzare appunto questa sprite che è esattamente in questo campo. Allora, avete notato che sicuramente il transform è una cosa che c'è sempre. Perché è fondamentale avere un transform? Perché di fatto all'interno di una scena, come quella di Unity, è necessario stabilire la posizione, la rotazione e la scala dell'oggetto. Infatti, se io prendo il mio quadrato, il mio square, e clicco questo gizmo qui, che è lo strumento che mi consente di spostare il mio game object, e lo sposto magari sulla sinistra in modo tale che non va in conflitto, tra virgolette, con la mia main camera, se vedete bene, io avete visto come spostandolo sulla sinistra mi si è spostata anche la coordinata della X. Questa è una cosa fondamentale, ragazzi. Considerate che ogni oggetto nella vostra scena avrà sempre un componente tipo transform, e questo transform è importantissimo all'interno dei vostri giochi, perché sicuramente vi troverete in futuro sempre a dover modificare la posizione, la rotazione o la scala dei vostri oggetti. Ok, quindi questo che vi sia ben chiaro. Infatti io posso agire, per esempio, se voglio fare questo quadrato, lo voglio rendere un rettangolo, posso agire sulla scala, mettere 2 ed ecco qui il mio rettangolo è fatto. Posso anche modificare tutte queste varie impostazioni andando ad agire appunto su questi strumenti, sui gizmo, per esempio questo è il Rotate Tool e mi permette per esempio di ruotare il mio quadrato verso in questo modo con un angolo di quasi 45 gradi, e vedete qui che vedete appunto l'angolo quant'è. Posso cliccare quest'altro che invece è il mio tool della scala per renderlo per esempio lungo sull'asse Y o sull'asse X, a seconda di come mi piace, e come vedete appunto questi dati vengono riportati lì. Poi c'è questo Rect Tool, che è un tool molto utile quando noi realizziamo informazioni diciamo sull'UI, ma anche per gestire volendo le sprite. È utile per il 2D essenzialmente e per l'interfaccia utente. E poi abbiamo infine questo tool qui, che è un tool nuovo dove abbiamo tutti i tool in uno solo, quindi sia il rotate che la scala, e possiamo agire diciamo su tutte le funzionalità che ci servono. E infine abbiamo l'editor tool, che è una cosa avanzata che attualmente non la vedremo. Bene, ora ipotizziamo, io ho fatto tutta una serie di modifiche, voglio resettare la posizione del mio oggetto riportandolo esattamente dov'era. Mi basterà andare a assicurarmi che sono nell'inspector di square del mio quadrato, andare su transform, vi sono questi tre pallini, li clicco e clicco il reset position. Poi lui si è resettato la posizione a 000, clicco reset rotation, lui si è resettato la rotazione a 000 e clicco reset scale. E è ritornato esattamente all'inizio. Queste sono cose importantissime, ragazzi. Ma andiamo avanti. Quindi abbiamo analizzato la gerarchia, abbiamo analizzato l'inspector, abbiamo analizzato i tool per gestire i miei oggetti all'interno della scena. Vediamo ancora un po' cosa abbiamo. Abbiamo un riquadro scene. Questo diciamo l'abbiamo visto un po' passivamente. Il riquadro scene della mia scena mi fa vedere quello che attualmente c'è nella scena, ed è praticamente un playground infinito, letteralmente infinito, che posso zoomare, posso capire come muovermi, eccetera eccetera. Ma quello sicuramente molto importante è il riquadro game. Mi mostra esattamente cosa c'è adesso, cosa viene mostrato adesso dalla mia main camera nel gioco. Quindi attualmente abbiamo una scena un po' ridicola, che è semplicemente uno sfondo blu che posso cambiare andando ad agire sulla componente della camera, su background. Quindi ipotizzando io lo volessi fare nero, per esempio, basterà cambiare questo colore, o lo volessi fare verde, oddio è un po' brutto, rimettiamolo nero, mi basterà agire su questo attributo del componente camera. Ok, quindi abbiamo visto queste due cose. Io di solito come faccio? Mi metto il mio riquadro game sulla destra. Quindi cosa ho fatto? L'ho preso, l'ho trascinato e lui automaticamente si è ancorato accanto al mio inspector, in modo tale che vedo sempre se faccio una modifica. Per esempio, ipotizziamo e voglio creare un altro oggetto. Quindi tasto destro sulla gerarchia, 2D object, voglio creare un cerchio. Ecco qui, lui me l'ha messo lì e non lo so, adesso me lo voglio spostare un po' a sinistra, a destra. Insomma, avete visto come nella mia schermata game viene riportato esattamente quello che viene visto nel gioco. Ok, quindi abbiamo analizzato scena, abbiamo analizzato game, inspector, hierarchy. Andiamo avanti. Un'altra cosa importantissima è il riquadro project. Cos'è il riquadro project? Il riquadro project è praticamente una sorta di deposito
del mio progetto. In che senso deposito? Qui posso mettere tutto ciò che mi serve nel mio gioco. Mi serve musica, mi servono assets grafici, mi serve, non lo so, dei file di testo, perché no? Mi servono qualsiasi cosa che può essere utilizzata all'interno del mio progetto. Bene, questo è il posto giusto. Quindi ipotizzando che ho scaricato delle grafiche, per esempio da itch.io, e voglio utilizzarle all'interno del mio gioco, la cosa che devo fare prima è prima buttarle nella mia cartella assets del mio gioco. E ragazzi, voglio mostrarvi una cosa giusto per vostra informazione. Se cliccate da destra su Assets e fate Show in Explorer, vi si aprirà Explore Risorse, che è esattamente la cartella del vostro progetto, che è formata da tutta una serie di cose, ma se vedete, quello che ci interessa a noi è esattamente Assets. E io qua dentro posso agire tranquillamente e poi avere le modifiche direttamente su Unity. Vi faccio vedere come. È sempre bene, per esempio, creare una cartella, che ne so, Art, dove io possa importare tutte le varie grafiche che ho scaricato, che mi hanno passato i miei designer, e a questo punto, se andate su Unity, automaticamente vi trovate la cartella Art. Posso anche crearle direttamente da qui, infatti una cartella sicuramente ci servirà, è la cartella Scripts. Quindi cosa ho fatto? Tasto destro, Create, Folder, e qui posso mettere il nome alla mia cartella. Ho sbagliato. Premo F2 per modificare il nome o tasto destro rinomina e lo chiamo scripts, dove all'interno metteremo tutti i nostri scripts della nostra scena. Quindi abbiamo esaminato quasi tutto, l'unica cosa che ci manca della nostra UI è l'ambito console. La finestra console è anch'essa importante perché ci permette di vedere eventuali errori che ci sono mentre noi runniamo il nostro gioco, e vi assicuro che purtroppo ce ne saranno perché non siamo perfetti, oppure ci possono essere dei messaggi che noi stessi invochiamo tramite script, quindi anche questo è molto importante. Anche qui io a volte o me lo ancoro qui sotto la gerarchia o me lo ancoro da questa parte, insomma disponetevi voi l'UI come meglio preferite. Io per ora lo lascio in questo modo, anche perché vedete questo piccolo riquadro in basso nero, l'ultimo messaggio del console, che può essere un errore, che può essere un messaggio di log, viene mostrato qua sotto, quindi diciamo abbiamo sempre visibilità di quello che succede nell'ambito console, nella finestra console. Abbiamo visto quasi tutto, almeno quello che ci serve per questo gioco. Le altre finestre eventualmente le vedremo successivamente nel corso dello sviluppo del gioco. Quindi direi che adesso ci possiamo fermare e passare alla seconda parte del tutorial. Allora, adesso, visto che abbiamo un po' di mistichezza con l'interfaccia utente di Unity, possiamo iniziare a creare il nostro gioco. E vi ricordo che è un clone del famoso Breakout, comunque del Brick Destroyer, che sicuramente avrete conosciuto. Allora, innanzitutto io voglio eliminarmi un po' questi game object che ho creato. Basterà cliccare sul game object e premere gancio e creo, diciamo, la barra che voglio muovere con le freccette della tastiera o con WASD per giocare al mio gioco. Quindi tasto destro, 2D Object, Sprites, e creo un quadrato perché mi è abbastanza utile come forma. Nel caso in cui ve la piazzate da un'altra parte, resettatevi la vostra posizione andando ad agire sull'inspector e portiamolo in basso. Innanzitutto la barra com'è? È un rettangolo, quindi ci servirebbe modificarlo. Vado ad agire sui tool e lo faccio appunto di forma rettangolare. Direi che così come forma va più che bene. Ma se vi rendete conto, diciamo, ho bisogno di capire quali sono le dimensioni del mio gioco. Allora, io per questo tutorial vorrei puntare a utilizzare una dimensione, una risoluzione per il mio gioco che sia compatibile eventualmente per un deploy su mobile, in modo tale che in caso al termine del tutorial potremmo fare dei video estensione per rendere questo gioco mobile. Penso sia una cosa molto interessante. Quindi per fare questo, per iniziare a stabilire, diciamo, quali sono i miei limiti del mio gioco in termini di scena o comunque di roba visualizzata nel mio schermo, andiamo ad agire sul riquadro game, e se vedete qui ho una serie di menu che posso ampliare, ho una serie di display che posso, nel quale posso settare tutta una serie di funzionalità. Andiamo su display 1
e clicchiamo questo secondo riquadro. Qui mi si aprirà tutta una serie di possibili risoluzioni che posso utilizzare nel mio gioco. Sicuramente voi avrete queste, saranno quelle di default, ma sotto questa barra voi potrete inserire le risoluzioni vostre di riferimento che vi troverete sempre all'interno dei vostri progetti Unity. Io infatti ne ho già create alcune, ho creato 720x1280, ho creato il doppio, ho creato il triplo e ho creato la metà di 720x1280. Perché? Perché 720x1280? Perché più o meno questa risoluzione è la risoluzione di default che abbiamo in ogni telefono. Quindi per creare questa risoluzione vi basterà cliccare questo più e scrivere appunto, non lo so, risoluzione mobile, e mettiamo 720x1280. Tipo fixed resolution o aspect ratio. Volendo potete cliccare aspect ratio, perché l'aspect ratio, diciamo, che vi eviterà di dover creare ogni volta le risoluzioni al doppio, al triplo, eccetera eccetera. Ma se vogliamo essere proprio precisi, vogliamo solo fare il gioco per questa risoluzione, possiamo cliccare fixed resolution, e io per ora clicco fixed resolution. Ecco qua, automaticamente quindi mi si è creato questo riquadro che è stato selezionato subito, e mi ritrovo quindi la mia scena esattamente in questo modo, con appunto il limite proprio nella mia interfaccia di gioco, e questo è molto importante per crearlo il nostro gioco, ok? Quindi molto molto utile. Allora, a questo punto, visto che io già ho presente più o meno com'è la mia scena, mi rendo conto che forse la mia barra è un po' troppo grande, quindi vado a spostarla e la piazzo esattamente al centro, così non usciamo pazzi. Ok, ragazzi, ho dovuto riavviare Unity perché mi si era bloccata l'interfaccia. Se vi dovesse succedere e non riuscite più ad agire su questi dati, vi basterà chiudere e riaprire il progetto. Quindi stavamo resettando la posizione del nostro square in modo tale che possiamo piazzarlo nel modo più opportuno, e andiamo ad agire direttamente nel gizmo. Quindi direi che più o meno come dimensione ci siamo, forse lo farei un po' più piccolino. Vediamo, così un po' troppo, facciamo un 1.2... 03, che direi che va benissimo, perfetto. A questo punto rendiamoci ancora un po' ancora conto della scena, creiamo anche un 2D object, sprites e un circle, che sarà la nostra palla del nostro gioco Breakout, e diamogli anche solo una dimensione. Penso che andando su 0303 è una dimensione abbastanza consona per il nostro gioco e come stiamo creando le nostre sprite, e lo possiamo piazzare qui in modo tale che ce l'abbiamo come riferimento. Per ora faremo tutto bianco, in modo tale che facciamo prima la funzionalità e dopo ci concentriamo nel rendere bello il nostro gioco, ok? Quindi, innanzitutto io voglio dare dei nomi ai miei game object per, diciamo, differenziarli in maniera opportuna. Quindi clicco questo oggetto, clicco F2 per cambiargli nome, e questo lo chiamo bar, ok? Che è la mia barra del mio gioco. Mentre questo lo chiamo ball, ok? Io ho cambiato nome, automaticamente pure nell'inspector mi si è cambiato nome. Perfetto, a questo punto possiamo partire con il far muovere la nostra barra. Allora, per far muovere la nostra barra ci servono una serie di cose. Innanzitutto la prima cosa è dargli un collider. Che cos'è un collider? È quella cosa che dice a Unity di trattare quell'oggetto con una sorta di dimensione spaziale che possa impattare con gli altri oggetti. Cioè il collider è appunto quella forma geometrica che definisce il limite entro il quale gli altri oggetti possono superare o possono non so, impattare con quell'oggetto. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è cliccare su bar, andare su add component e cercare, che questo ci si apre appunto questo menu con tante funzionalità, cercare collider. Se vedete, una volta che clicco collider mi si aprirà questo campo di ricerca con tanti componenti che posso aggiungere, ognuno con una forma diversa. Vi è il box, è la sua versione 2D, il capsule è la sua versione 2D, il circle è la sua versione 2D e così via. A noi, in questo caso, essendo che è un box e appunto un rettangolo, dobbiamo utilizzare il box collider 2D. Non appena ho creato il box collider 2D, come potete vedere, il mio oggetto è circondato, forse non lo vedete molto bene, ma se faccio così sicuramente lo vedrete di più, è circondato da questo rettangolo verde, che mi indica appunto quali sono i boundaries di questo collider. Quindi io, volendo, potrei anche dare una forma strana al mio collider e farlo uscire fuori dalla mia forma geometrica vera e propria, non lo so, per fare qualche funzionalità particolare. Questa per esempio è una cosa che sicuramente vi troverete a fare nei progetti futuri. Ma resettiamo tutto com'era, andando ad agire quindi sui parametri offset. Esattamente così, e lui si riposiziona esattamente sulla mia forma geometrica.
E ci siamo ragazzi, quindi abbiamo il box collider e a questo punto per iniziare a far muovere il mio oggetto devo creare uno script. Che cos'è uno script? È la funzionalità in C Sharp che mi permette di fare delle funzionalità custom che non sono previste, diciamo, dalle componenti di default di Unity. Quindi, se vi ricordate, nell'episodio precedente abbiamo creato una cartella scripts, andiamoci dentro e tasto destro sull'interfaccia utente, create C Sharp script e creiamo appunto uno script che chiamiamo var controller. A questo punto vi si creerà lo script e se noi doppio clicchiamo questo script si aprirà il nostro IDE di riferimento. Io sto utilizzando Visual Studio 2017 perché in passato ho sempre utilizzato questa versione e sto continuando a utilizzarla. Per cambiare IDE vi basterà andare su Edit, Preferences e su External Tools, nel caso non è selezionato, selezionatelo. Vi è appunto questo riquadro che è External Script Editor. Io come vedete ho Visual Studio Community 2017, ma volendo potrei utilizzare anche Visual Studio Code. Io vi consiglio di installare Visual Studio Community 2019, che è la versione che diciamo viene installata di default con Unity, perché Visual Studio Code a volte ha problemi con l'autocompletamento, nonostante sia più leggero. Credo che ci sia la possibilità di risolvere questo problema su Visual Studio Code, lo esaminerò e ve lo porterò su video, ma per ora utilizzate Visual Studio che è decisamente, Community 2019 che è decisamente meglio, ok? Allora, apriamo il nostro script con il nostro IDE preferito, ci troveremo qui davanti al nostro script e quindi possiamo iniziare a scriptare la nostra funzionalità della nostra barra. Quindi eccoci davanti al nostro script. Ragazzi, io darò per scontato che voi sappiate un minimo di C Sharp, un minimo di programmazione. Non darò invece per scontato che voi sappiate come l'environment di Unity per quanto riguarda C Sharp. Vi lascerò però una playlist in descrizione che vi darà ulteriori dettagli delle cose che sto dicendo adesso. Quindi, quando noi creiamo uno script, la prima cosa che vedremo è una classe, del nome che abbiamo creato lo script, che è eredita dalla classe MonoBehavior. MonoBehavior è la classe di Unity dove vi sono alcune funzionalità necessarie per interagire con tutti gli oggetti di Unity e le componenti di Unity. Sicuramente poi un'altra cosa che vi è l'accesso ad alcuni metodi di base tra cui la start e l'update che sono appunto fondamentali per dare eventualmente delle funzionalità ai nostri oggetti. E vi spiego subito. Infatti quando noi apriamo lo script ci si presenterà esattamente questa pagina dove vi è lo start e l'update. E ce le troveremo sempre di default. Perché la start è una funzione importantissima che viene chiamata prima del first frame del gioco. E di solito si utilizza la start per fare una serie di inizializzazioni. Per esempio, voglio dare un colore alla mia sprite. Oppure voglio prendermi una componente che è presente nell'oggetto di questo script. Lo faccio nella start. Poi vi è l'update. L'update invece è il nostro loop del gioco, è il nostro ciclo ed è una funzione che viene chiamata continuamente frame per frame nel nostro gioco. Quindi di solito qui cosa faccio? Faccio dei check, per esempio degli input. Il mio personaggio, il mio giocatore ha cliccato un tasto, mi serve che alla pressione di quel tasto io faccia qualcosa? Bene, il check lo devo mettere qua dentro, ok? Quindi è una funzione privata di update che viene ereditata da MonoBehavior. Ve ne sono però altre, tra cui una importantissima è la wake. La funzione wake è tipo una start, ma viene addirittura invocata prima, quindi una funzione viene invocata una sola volta all'interno del vostro gioco, per ogni game object chiaramente, e viene invocata prima di start. Cosa si fa di solito dentro awake? Essendo che c'è appunto un ordine su come vengono eseguite queste funzioni, su awake di solito si prende qualcosa che addirittura mi serve prima della start, o mi serve magari che un game object ottenga una componente prima che altre interagiscono con quest'ultima. Lo faccio sull'awake, ok? Sappiate che tutto l'ordine di queste funzioni viene invocato secondo l'ordine della gerarchia. Quindi, ipotizzando, o per esempio, come di solito succede, che creeremo un game object di tipo game manager, dove all'interno c'è uno script di tipo game manager e io ho bisogno che quello script sia inizializzato prima di tutti gli altri, faccio in modo che nella mia gerarchia il mio game manager sia primo. E non solo, magari la sua inizializzazione la metto nella void awake dello script che sarà all'interno del game manager. Ma per il nostro bar controller adesso la wake non ci serve, lo faremo sicuramente nel game manager. Allora andiamo avanti.
Sicuramente per muovere il bar controller io cosa devo fare? Devo in qualche modo agire sul transform della mia barra e devo fare in modo appunto che la posizione si sposti sull'asse X, un po' come sto facendo adesso a manina, secondo l'input del giocatore, ok? Quindi io cosa faccio? Per essere ordinato mi creo una funzione che chiamo void move bar, ok? All'interno di questa funzione io voglio innanzitutto rilevare l'input. Per fortuna, nell'interno dell'environment di Unity, gli sviluppatori di Unity hanno creato, diciamo, il grosso del lavoro per noi, creando appunto una classe di tipo input dal quale possiamo già percepire il movimento. Quindi cosa faccio? Mi creo una variabile di tipo float, che chiamo xMovement, e mi rilevo l'input andando ad agire sulla classe input e andando su getAxis. Che cos'è GetAxis? È una possibilità, uno dei modi col quale si rileva l'input su Unity, che mi va ad agire su degli assi che sono già predefiniti su Unity di default. E l'asse che io voglio utilizzare predefinito di default è l'asse horizontal. E ora ragazzi vi faccio vedere subito che cos'è quest'asse. Infatti torno sul mio progetto, vado su, non appena fai reload, vado su Edit, Project Settings e vado su Input Manager. E se vedete qui c'è appunto un menu di nome Axis. E se vedete c'è appunto l'asse orizzontale che io ho creato. Lo apro ancora. Quindi ha un nome orizzontale. Mi dice negative button che è left, positive button che è right, alt negative button che è A, alt positive button che è D. Quindi come potete vedere io su quest'asse, Unity mi sta dicendo, ok, tutto l'input che viene dalla freccetta sinistra, dalla freccetta destra, dal tasto A e dal tasto D, rilevamelo e buttamelo su quest'asse qui, che è una classe che Unity ha di default. Secondo queste funzionalità, i gravity sono esattamente, diciamo, dei modi come viene rilevato l'input. Non è adesso necessario cambiarlo, lasciamo tutto di default. Quindi io mi interessa l'orizzonte perché appunto sono i tasti che io vorrei nel mio gioco. Freccetta sinistra, destra, A e D. Perfetto. Quando io faccio input getAxis mi ritorno un valore float ed ecco perché me lo sono immagazzinato all'interno della mia variabile float. E quindi a questo punto io qua ci avrò un numero che sarà meno, che andrà da meno 1 a 1 a seconda se ho cliccato la freccetta sinistra, destra oppure la OD. A questo punto io voglio cambiare questo, voglio utilizzare questo valore, lo voglio utilizzare per cambiare la posizione della mia barra. E ho un metodo che è nella mia componente transform. Infatti io grazie a MonoBehavior posso agire sulla mia componente transform e questa componente, questo metodo è translate. Translate mi permette appunto di muovere la mia transform, il mio oggetto, nella direzione e nella distanza della traslazione che voglio applicare. Come vedete questo metodo può avere una serie di parametri, a noi ci interessa soltanto dirgli verso dove si deve muovere e per dirgli questo verso dove si deve muovere io gli devo dare una direzione. La direzione in questo caso è la direzione destra che me la prendo andando ad agire sulla classe vector2, che è una classe che mi identifica un vettore su due dimensioni. E gli voglio dare come direzione right, ok? Che mi dice appunto che è un vettore che è formato esattamente in questo modo, sull'asse x1 e sull'asse z0. Questo perché mi indica appunto un vettore che va verso destra, una direzione verso destra. A questo punto però io voglio moltiplicarlo per xMovement. Perché voglio moltiplicarlo per xMovement? Perché magari io sto andando a sinistra e quindi xMovement, essendo che è composto da meno 1, cosa fa? Mi moltiplicherà questo float per la mia direzione, rendendolo appunto un vettore sinistra e non un vettore destra, ok? Ma non posso lasciarlo soltanto così, perché se lo lascio così il nostro GameObject si sposterà a tratti. Noi invece vogliamo che il movimento sia fluido. Per rendere il movimento fluido devo moltiplicare tutto questo vettore per una variabile, che è la mia variabile tempo, che mi ammorbidisce, diciamo, il movimento secondo i frame del mio gioco. Che cos'è questa variabile? È time.deltaTime ed è molto importante questa variabile, ragazzi, perché praticamente sarebbe la differenza in secondi, quindi un valore molto minimo, tra un frame e un altro, e serve appunto per fare lo smooth di qualsiasi movimento, ok?
Così però continua a non essere sufficiente, perché io magari voglio dare un valore velocità, voglio poter cambiare la velocità del mio movimento. Come faccio? Mi dichiaro una variabile e me la dichiaro qui in alto come attributo della classe, che la chiamo float movement speed. E magari sarebbe bello se io questa classe potessi modificarla direttamente dall'inspector del mio oggetto. Per fare questo devo dargli un attributo a questa classe che si chiama SerializedField. Questo è un attributo che dice a Unity: attenzione, questa variabile trattamela come una variabile dell'inspector all'interno di questo script. Infatti ragazzi, basterà fare così per avere la possibilità di modificare questo valore direttamente dall'inspector. Una cosa comodissima, molto game design friendly, che vi permetterà di fare delle prove direttamente in gioco per trovare il valore perfetto. Quindi a questo punto faccio l'ultima modifica, che è per movement speed. Perfetto. Ora non mi resta che inserire la mia funzione all'interno dell'update. Devo fare questo perché altrimenti non viene rilevato assolutamente nulla. Quindi faccio move bar e richiamo la mia funzione. A questo punto il mio script è completato, posso tornare su Unity. Aspetto che fa il reload degli script. Vado su bar, faccio add component e aggiungo il mio script. Mi basterà cercare, quindi bar controller. E come vedete ragazzi, grazie a quel campo serialize field, io adesso mi trovo un campo, un attributo movement speed che posso cambiare, e per esempio di default posso dargli un valore 3. Ma adesso avviamo il nostro gioco, e questa è una cosa che prima non vi avevo fatto vedere. Come avvio il gioco? Come provo quello che ho realizzato? Basterà cliccare questo tasto. Aspettiamo un po', non appena la freccia diventerà a sfondo blu, io potrò verificare se funziona o meno. E clicco le mie frecce. E guardate un po' ragazzi, la mia barra si muove. E ora andiamo a quella funzionalità molto interessante che vi ho detto. Ipotizziamo che non mi sta bene questa velocità, voglio aumentarla, gli do un valore 5. Ecco qua, mi basterà modificarlo e sicuramente la mia sprite è decisamente più veloce. E qui potete giocare. Però ragazzi c'è un problema, e guardate un po'. Io posso muovermi oltre i boundaries, diciamo, oltre i limiti del mio gioco. E questa è una cosa che sistemeremo nella seconda parte dello scripting. Quindi, eccoci davanti al nostro script. Ragazzi, io darò per scontato che voi sappiate un minimo di C#, un minimo di programmazione. Non darò invece per scontato che voi sappiate come l'environment di Unity per quanto riguarda C#. Vi lascerò però una playlist in descrizione che vi darà ulteriori dettagli delle cose che sto dicendo adesso. Quindi, quando noi creiamo uno script, la prima cosa che vedremo è una classe, del nome che abbiamo creato lo script, che eredita dalla classe MonoBehavior. MonoBehavior è la classe di Unity dove vi sono alcune funzionalità necessarie per interagire con tutti gli oggetti di Unity e le componenti di Unity. Sicuramente poi un'altra cosa che vi è l'accesso ad alcuni metodi di base, tra cui la start e l'update, che sono appunto fondamentali per dare eventualmente delle funzionalità ai nostri oggetti. E vi spiego subito. Infatti quando noi apriamo lo script ci si presenterà esattamente questa pagina dove vi è lo start e l'update. E ce le troveremo sempre di default. Perché la start è una funzione importantissima che viene chiamata prima del first frame del gioco. E di solito si utilizza la start per fare una serie di inizializzazioni. Per esempio, voglio dare un colore alla mia sprite. Oppure voglio prendermi una componente che è presente nell'oggetto di questo script. Lo faccio nella start. Poi vi è l'update. L'update invece è il nostro loop del gioco, è il nostro ciclo. Ed è una funzione che viene chiamata continuamente frame per frame nel nostro gioco. Quindi di solito qui cosa faccio? Faccio dei check, per esempio degli input. Il mio personaggio, il mio giocatore ha cliccato un tasto, mi serve che alla pressione di quel tasto io faccia qualcosa? Bene, il check lo devo mettere qua dentro, ok? Quindi è una funzione privata, the update, che viene ereditata da MonoBehavior. Ve ne sono però altre, tra cui una importantissima è la wake. La funzione wake è tipo una start, ma viene addirittura invocata prima, quindi una funzione viene invocata una sola volta all'interno del vostro gioco, per ogni game object chiaramente, e viene invocata prima di start. Cosa si fa di solito dentro awake? Essendo che c'è appunto un ordine su come vengono eseguite queste funzioni, su awake di solito si prende qualcosa che addirittura mi serve prima della start, o mi serve magari che un game object ottenga una componente prima che altre interagiscono con quest'ultima. Lo faccio sull'awake, ok? Sappiate che tutto l'ordine di queste funzioni viene invocato secondo l'ordine della gerarchia. Quindi, ipotizzando, o per esempio, come di solito succede, che creeremo un game object di tipo game manager,
dove all'interno c'è uno script di tipo game manager e io ho bisogno che quello script sia inizializzato prima di tutti gli altri, faccio in modo che nella mia gerarchia il mio game manager sia primo. E non solo, magari la sua inizializzazione la metto nella void awake dello script che sarà all'interno del game manager. Ma per il nostro bar controller adesso la awake non ci serve, lo faremo sicuramente nel game manager. Allora andiamo avanti. Sicuramente per muovere il bar controller io cosa devo fare? Devo in qualche modo agire sul transform della mia barra e devo fare in modo appunto che la posizione si sposti sull'asse X, un po' come sto facendo adesso a manina, secondo l'input del giocatore, ok? Quindi io cosa faccio? Per essere ordinato mi creo una funzione che chiamo void move bar, ok? All'interno di questa funzione io voglio innanzitutto rilevare l'input. Per fortuna, all'interno dell'environment di Unity, gli sviluppatori di Unity hanno creato, diciamo, il grosso del lavoro per noi, creando appunto una classe di tipo input dal quale possiamo già percepire il movimento. Quindi cosa faccio? Mi creo una variabile di tipo float, che chiamo xMovement, e mi rilevo l'input andando ad agire sulla classe input e andando su getAxis. Che cos'è GetAxis? È una possibilità, uno dei modi col quale si rileva l'input su Unity, che mi va ad agire su degli assi che sono già predefiniti su Unity di default. E l'asse che io voglio utilizzare predefinito di default è l'asse horizontal. E ora ragazzi, vi faccio vedere subito che cos'è quest'asse. Infatti torno sul mio progetto, vado su, non appena fai reload, vado su Edit, Project Settings, e vado su Input Manager. E se vedete qui c'è appunto un menu di nome Axis. E se vedete c'è appunto l'asse orizzontale che io ho creato. Lo apro ancora, quindi ha un nome horizontal. Mi dice negative button che è left, positive button che è right, alt negative button che è A, alt positive button che è D. Quindi come potete vedere io su quest'asse Unity mi sta dicendo, ok, tutto l'input che viene dalla freccetta sinistra, dalla freccetta destra, dal tasto A e dal tasto D, rilevamelo e buttamelo su quest'asse qui, che è una classe che Unity ha di default. Secondo queste funzionalità, il gravity sono esattamente, diciamo, dei modi come viene rilevato l'input. Non è adesso necessario cambiarlo, lasciamo tutto di default. Quindi io mi interessa l'orizzonte perché appunto sono i tasti che io vorrei nel mio gioco. Freccetta sinistra, destra, A e D. Perfetto. Quando io faccio input getAxis mi ritorno un valore float ed ecco perché me lo sono immagazzinato all'interno della mia variabile float. E quindi a questo punto io qua ci avrò un numero che sarà meno, che andrà da meno 1 a 1 a seconda se ho cliccato la freccetta sinistra, destra oppure A o D. A questo punto io voglio cambiare questo, voglio utilizzare questo valore, lo voglio utilizzare per cambiare la posizione della mia barra. E ho un metodo che è nella mia componente transform, infatti io grazie al mono behavior posso agire sulla mia componente transform, e questa componente, questo metodo è translate. Translate mi permette appunto di muovere la mia transform, il mio oggetto, nella direzione e nella distanza della traslazione che voglio applicare. Come vedete questo metodo può avere una serie di parametri, a noi ci interessa soltanto dirgli verso dove si deve muovere. E per dirgli questo verso dove si deve muovere, io gli devo dare una direzione. La direzione in questo caso è la direzione destra, che me la prendo andando ad agire sulla classe vector2, che è una classe che mi identifica un vettore su due dimensioni. E gli voglio dare come direzione right, ok? Che mi dice appunto che è un vettore che è formato esattamente in questo modo, sull'asse x1 e sull'asse z0. Questo perché mi indica appunto un vettore che va verso destra, una direzione verso destra. A questo punto però io voglio moltiplicarlo per xMovement. Perché voglio moltiplicarlo per xMovement? Perché magari io sto andando a sinistra e quindi xMovement, essendo che è composto da meno 1, cosa fa? Mi moltiplicherà questo float per la mia direzione, rendendolo appunto un vettore sinistra e non un vettore destra. Ok?
Ok, ma non posso lasciarlo soltanto così, perché se lo lascio così il nostro game object si sposterà a tratti. Noi invece vogliamo che il movimento sia fluido. Per rendere il movimento fluido, devo moltiplicare tutto questo vettore per una variabile, che è la mia variabile tempo, che mi ammorbidisce, diciamo, il movimento secondo i frame del mio gioco. Che cos'è questa variabile? È time.deltaTime. Ed è molto importante questa variabile, ragazzi, perché praticamente sarebbe la differenza in secondi, quindi un valore molto minimo, tra un frame e un altro, e serve appunto per fare lo smooth di qualsiasi movimento, ok? Così però continua a non essere sufficiente perché io magari voglio dare un valore velocità, voglio poter cambiare la velocità del mio movimento. Come faccio? Mi dichiaro una variabile e me la dichiaro qui in alto come attributo della classe che la chiamo float movement speed. E magari sarebbe bello se io questa classe potessi modificarla direttamente dall'inspector del mio oggetto. Per fare questo devo dargli un attributo a questa classe che si chiama serializeField. Questo è un attributo che dice a Unity: attenzione, questa variabile trattamela come una variabile dell'inspector all'interno di questo script. Infatti, ragazzi, basterà fare così per avere la possibilità di modificare questo valore direttamente dall'inspector. Una cosa comodissima, molto game design friendly, che vi permetterà di fare delle prove direttamente in gioco per trovare il valore perfetto. Quindi a questo punto faccio l'ultima modifica che è per movement speed. Perfetto. Ora non mi resta che inserire la mia funzione all'interno dell'update. Devo fare questo perché altrimenti non viene rilevato assolutamente nulla. Quindi faccio move bar e richiamo la mia funzione. A questo punto il mio script è completato. Posso tornare su Unity. Aspetto che si fa il reload degli script. Vado su bar, faccio add component e aggiungo il mio script. Mi basterà cercare, quindi bar controller. E come vedete, ragazzi, grazie a quel campo serialize field, io adesso mi trovo un campo, un attributo movement speed che posso cambiare e per esempio di default posso dargli un valore 3. Ma adesso avviamo il nostro gioco, e questa è una cosa che prima non vi avevo fatto vedere. Come avvio il gioco? Come provo quello che ho realizzato? Basterà cliccare questo tasto. Aspettiamo un po', non appena la freccia diventerà a sfondo blu, io potrò verificare se funziona o meno. E clicco le mie frecce. E guardate un po', ragazzi, la mia barra si muove. E ora andiamo a quella funzionalità molto interessante che vi ho detto. Ipotizziamo che non mi sta bene questa velocità, voglio aumentarla, gli do un valore 5. Ecco qua, mi basterà modificarlo e sicuramente la mia sprite è decisamente più veloce. E qui potete giocare. Però, ragazzi, c'è un problema. E guardate un po', io posso muovermi oltre i boundaries, diciamo, oltre i limiti del mio gioco. E questa è una cosa che sistemeremo nella seconda parte dello scripting. Allora, ragazzi, per la nostra palla dobbiamo agire innanzitutto sul game object ball che abbiamo creato nei precedenti episodi. Come vedete, ci sono attualmente solo due componenti, che è un transform e uno sprite renderer. Innanzitutto la nostra palla è sicuramente un oggetto che è regolato da fisica, quindi per dare le potenzialità di reagire alla fisica, alla gravità, alle forze e quant'altro su Unity, dobbiamo inserire un componente che si chiama Rigid Body. Infatti ci basterà cercare all'interno della lista su Add Component e ci troviamo Rigid Body, Rigid Body 2D. Questo essendo un gioco 2D dovremmo utilizzare la versione 2D, ma chiaramente quello che stiamo facendo adesso si può applicare volendo anche in un gioco 3D. Questa è la schermata del Rigid Body che ci verrà davanti, della componente Rigid Body 2D. Teoricamente dobbiamo lasciare più o meno tutto invariato. La cosa vera che creeremo è un material del Rigid Body 2D, ovvero una definizione del tipo di materiale che compone questa palla. Questa palla in realtà deve avere una proprietà specifica che è quella della bounciness, ovvero la proprietà del poter rimbalzare, perché come nel gioco Breakout, come avete visto al video iniziale, o se conoscete Breakout, appunto la palla può rimbalzare da parete a parete senza problemi. Quindi creiamo subito questo physics material 2D. Dobbiamo andare su assets, direi di fare una cartella che la chiamiamo materials e dentro questa cartella facciamo tasto destro, create, e ci troviamo su 2D, physics material 2D. A questo punto diamo un nome, lo chiamiamo ball material. E sulla destra, sull'inspector, ci troviamo un po' di fattori. Il friction determina la velocità entro il quale l'oggetto si fermerà se va a impattare con una determinata superficie. Cioè, in sostanza, friction sarebbe la frizione appunto che esercita questo oggetto se strofina con un'altra superficie. Più alto è, più
più rapidamente si fermerà l'oggetto se aveva una velocità, ok? Quindi io vorrei che questo sia settato a 0. La bounciness invece appunto è la proprietà di rimbalzare da quell'oggetto verso un lato opposto, e a questo gli dobbiamo mettere 1, cioè il massimo della bounciness. Ok, a questo punto non ho finito perché vado su ball e devo appunto assegnare un physics material 2D. Basterà cliccare qui e selezionare il mio ball material, oppure trascinandolo, è uguale entrambe le cose. Io qui posso giocare poi con questi valori, il mass è pressoché inutile. Linear drag, angular drag sono dei fattori che anch'esso determinano con quanto rapidamente l'oggetto si muove e anche il comportamento allo strofinare di alcune superfici. E la cosa molto importante è che potremmo cambiare il gravity scale. Perché dobbiamo cambiarlo il gravity scale? Perché la nostra palla non deve essere soggetta a gravità. La nostra palla si deve muovere esclusivamente su una velocità che noi settiamo, e deve essere una velocità costante, cioè deve rimbalzare continuamente la nostra palla, e quindi mettiamo gravity scale a 0. Collision detection direi di aumentarlo, visto che è un gioco molto semplice. In sostanza stiamo dicendo a Unity come deve trattare queste collisioni, deve trattare bene, con la massima precisione. Allora ho bisogno che sia continuous. Se invece mi basta una precisione sommaria, mi basta discrete. Però siccome è un gioco dove la palla si può muovere rapidamente, è sempre bene metterlo a continuous. Ma badate bene nei prossimi giochi che farete, che questo fattore potrebbe far abbassare i vostri FPS, soprattutto se ci sono tanti oggetti con collision detection continuous. Il resto lo possiamo lasciare così, ma una cosa che vorrei cambiare è di frizzare la rotation della palla. Credo che questa è una cosa da fare, in caso dopo la cambiamo, ma in ogni caso qui avete il pannello constraints dove potete frizzare la posizione, la rotazione, e spesso nelle sprite 2D, soprattutto in un platformer, la Z è l'asse che frizziamo. Ok, questo è fatto. A questo punto non dobbiamo fare altro che dare un collider alla nostra palla. Mi basterà inserire un Circle Collider 2D che automaticamente prenderà la mesh del collider. E infine l'ultima cosa che devo fare è inserire lo script, cioè dare la funzionalità a questa palla. Come abbiamo detto, cosa vogliamo da questa palla? Vogliamo che venga, che si rimbalzi, che si muova continuamente ad una velocità. Quindi creo uno script nella mia cartella script, lo chiamo ball controller, così abbiamo diciamo un nome sempre abbastanza simile. Apro ball controller. Ok, e mi ritrovo il mio script che eredita da Mono Behavior, come già avevamo fatto. Allora, da questo script io innanzitutto ho bisogno di agire sulla componente rigid body 2D della palla. Per farlo devo richiamarmela, quindi mi creo una variabile rigid body 2D, la chiamo body, e sulla mia start, finalmente adesso vediamo a cosa serve start, faccio body uguale get component rigid body 2D. In questo modo mi sto salvando la referenza rigidbody 2D dell'oggetto che ha questo script in questa variabile, e quindi posso fare tutto quello che mi serve. Un'altra cosa importante che vorrei dalla palla è definire la velocità massima, e quindi la velocità costante col quale si deve muovere la palla. Utilizzo sempre l'attributo che abbiamo imparato, che è serialize field, e scrivo float ball speed. Lo inizializzo a un valore di base che potrebbe essere 10, per esempio. Quindi sto dicendo che la mia variabile ball speed è inizializzata a 10, ma che comunque voglio modificarla all'inspector. A questo punto mi creo un metodo. Mi creo un metodo che lo chiamo keep constant velocity. Cioè, in sostanza, è un metodo che mi voglio richiamare costantemente per far sì che la mia velocità sia sempre uguale a quella che definisco io. E come cambio la velocità di un rigid body? Basta che faccio body.velocity. Lo rendo uguale a che cosa? A cosa voglio che sia uguale? A questo valore che ho definito qua, che è ball speed. Ma non basta, perché la mia pallina va a sbattere contro le pareti, la sua direzione cambia. Io non posso moltiplicare, cioè rendere uguale la mia velocità, che è un vector, più semplicemente un valore float. Mi serve anche una direzione, che non voglio che cambi, e di conseguenza lo moltiplico per body.velocity.normalized. Che vuol dire dot normalized? Immaginatevi che il vettore velocità indica la direzione verso il quale l'oggetto si sta muovendo, la palla si sta muovendo. Con normalized io sto togliendo la magnitudo di quel vettore, ovvero l'intensità di quel vettore. Sto dicendo Unity, prenditi solo la direzione, non ti devi prendere quanto è forte la velocità. E così facendo, moltiplicandolo per lo speed, io praticamente ottengo un vettore velocità, la direzione, che ha un'intensità di ball speed, e quindi è esattamente il comportamento che voglio io. Perfetto, e quindi questo mi va benissimo così, non devo fare altro. L'unica cosa che devo fare è invocare questo metodo.
non va bene invocarlo su update, perché è buona prassi invocare i metodi che riguardano i comportamenti della fisica, quindi in questo caso stiamo agendo su rigid body, in un altro update che si chiama fixed update. Fixed update, praticamente, a differenza dell'update, è un ciclo che viene invocato frame per frame, ma a temporizzato. Mentre questo viene invocato costantemente frame per frame, quindi immaginatevi, faccio un frame, ne faccio un altro e il tempo cambia, il time dot delta time. Su fixed update invece il time del delta time è sempre lo stesso e quindi la fisica ha un comportamento che è decisamente più omogeneo piuttosto che sull'update che è molto disomogeneo perché il tempo cambia. E quindi ricordatevi, qualsiasi cosa riguarda la fisica va inserita sempre qua dentro. Di solito infatti l'input si prende sull'update e l'applicazione dell'input si va sulla fixed update. Quindi scriviamo qui keep constant velocity e ci siamo. Dovremmo avere tutto, perfetto. A questo punto possiamo salvare e ci siamo. Ora, quando io a questo punto metterò lo script all'interno della mia ball, non succederà assolutamente nulla. Vi faccio vedere. Questo perché noi stiamo moltiplicando il nostro ball speed per il body.velocity.normalized e la mia velocità attualmente, come potete vedere qui dal riquadro info, è 0,0 perché io dovrei applicare una forza al mio oggetto. Quindi cosa faccio? Una cosa molto semplice. Vado ad agire sul mio bar controller. Al mio bar controller gli inserisco un riferimento alla mia palla. Inserisco quindi un riferimento rigid body 2D ball e faccio in modo che al press di un determinato tasto venga applicata alla mia palla una forza per esempio verso l'alto. Ok? Proviamo subito. Quindi facciamo if input dot get key down, ovvero alla pressione di un determinato tasto, che può essere un tasto della tastiera, come stavo scrivendo, oppure molto più semplicemente possiamo fare un tasto del mouse, così vediamo anche quello. Get mouse button down, quale lo 0 che indica il mouse sinistro del mouse. Cosa devi fare? Ball.addForce, quindi aggiungi una forza. Di quale intensità? Verso dove? Ok, la voglio verso l'alto, quindi vector2.up, e non devo fare altro perché poi automaticamente il mio script sulla palla, questo qua che abbiamo creato qui del keep constant velocity, mi normalizzerà la mia velocità a ball speed. Ok, quindi posso salvare, qua mi devo ricordare il punto e virgola, tolgo Visual Studio, a questo punto metto sulla mia barra la referenza alla palla andando a trascinarmi l'oggetto e Unity automaticamente si prende la componente di riferimento, clicco Start e a questo punto vedete, boom, ecco qua, la mia palla si muove. Ora però c'è un problema, vedete che se mi metto all'angolo con la barra la mia palla continua imperterrita a fare esattamente lo stesso movimento. Invece noi ci dovremmo aspettare che da questa parte prenda questa direzione. Questo è normale e lo risolviamo subito, perché praticamente dobbiamo dare una forma di un collider diversa alla nostra barra e quindi dobbiamo applicare un Polygon Collider 2D e ve lo faccio vedere tra pochissimo. Allora ragazzi, diamo alla nostra barra una forma adeguata. Quindi, se vi ricordate, siamo andati sulla barra e abbiamo creato un box collider 2D, ma questo non va bene perché vogliamo che in quest'angolo vi sia un collider che consenta di far spostare la palla verso questa direzione, verso questa direzione. Quindi togliamo il box collider 2D, facciamo un add component e cerchiamo polygon collider 2D. Questo apparentemente sembra lo stesso, ma la cosa buona qual è? Che se facciamo edit collider, noi possiamo agire sulla forma del nostro oggetto. Potremmo dargli questo, potremmo creare un nuovo vertice andando a selezionare proprio sull'edge del collider, come ho fatto io adesso, e quindi possiamo creare la forma che noi più vogliamo. In questo caso io vorrei simulare quello che ho fatto sulla sinistra, creo qui un vertice, lo sposto e direi che più o meno ci siamo. Magari facciamolo un po' di più perché di solito ci si aspetta che è da questo momento in poi che la pallina, diciamo, ruoti nel modo giusto. Quando avete dato una forma più o meno questa, una sorta di pentagono esagono a metà, potete ritenervi soddisfatti. Ovviamente è un trial and error, nel senso poi provate il gioco e vedete come va. Un'altra cosa che vorrei fare è dare una velocità superiore alla mia barra perché la vedevo un po' lenta.
possiamo provare. Vediamo, allora la mia pallina fa sempre al solito, se mi metto nell'angolo però ecco, bang, perfetto. Già vedete che è sicuramente più interessante come comportamento, no? Si sta muovendo nel modo giusto, rimbalza ed è bastato semplicemente definire un physics material, no? Molto, molto, molto bene. Ok, diciamo che ci siamo. Quindi a questo punto possiamo iniziare a definire i nostri brick, cioè i nostri mattoncini. Allora, come al solito, partiamo dalla nostra gerarchia: 2D object, sprites, square, perché il brick alla fine è un quadrato. Lo soprannominiamo in brick, perché è il nostro mattoncino, lo posizioniamo qui sopra e gli diamo una dimensione tale da rassomigliare il più possibile a un brick. Direi che così va più che bene, vediamo come possiamo standardizzarlo, facciamo 0,25 e 0,6, mi piace lavorare con i numeri puliti. Ok, quindi posizioniamolo più o meno qui. Perfetto. E a questo punto possiamo iniziare a dargli un po' di componenti. A cosa gli serve al brick? Gli serve sicuramente un box collider 2D, in modo tale che quando va a impattare, la pallina va a impattare contro il brick, deve succedere qualcosa, quindi il collider ci serve per rilevare la fisica. Non ci serve altro, ma ci servirà uno script, una sorta di brick manager, brick controller, che tiene conto quanta vita ha il brick e soprattutto verifica se è stato colpito o meno dalla palla. Prima di fare questo, però, voglio farvi vedere un'altra cosa negli inspector. Se vedete, qua in alto, vi sono due cose. Tag, che è una stringa che possiamo dare a questo game object, a questo oggetto, per identificarlo anche lato script. E layer, che è, diciamo, un insieme di oggetti che hanno una determinata proprietà che possiamo definire lato fisica. Queste due cose sono importantissime, soprattutto quando si parla di collisioni, perché noi possiamo discernere all'interno di una collisione un oggetto tramite la tag o addirittura tramite un layer. Ma soprattutto perché è importante il layer, ragazzi? Perché volendo, ipotizzate che ci troviamo in un gioco dove non vogliamo che vi siano collisioni tra due oggetti, oggetti magari dello stesso tipo, per esempio oggetti tipo bullet. In quel caso cosa possiamo fare? Possiamo creare un layer andando su Add Layer e possiamo dire a Unity di evitare di calcolare la fisica per quegli oggetti. E vi basterà infatti andare su Project Settings, Physics 2D o Physics a seconda se state utilizzando un gioco 2D o un gioco 3D, e qui ci sarà questa piccola matrice dove potete disabilitare, per esempio se io voglio disabilitare tutte le collisioni fra il layer e UI, basterà fare così. Oppure voglio disabilitarla fra Water e UI, faccio così. Oppure fra water e default, ok, faccio così. Cioè, avete capito? Dovete giocare con questa matrice e potete dire a Unity non calcolare le collisioni. Quindi ricordatevi questa cosa perché è veramente molto molto importante. E allora perché voglio vi ho detto questa cosa? Perché io alla mia palla vorrei dare un tag semplice che posso chiamare appunto ball. Perché io in questo modo, quando avverrà una collisione, è una collisione che verrà rilevata da ogni mio singolo brick, lui controllerà se è appunto se ha colliso contro una palla. In questo gioco in realtà è molto semplice, è un check che possiamo evitare perché un brick, ok, grazie Windows Defender, perché un brick può solo impattare con la palla, ma ve lo voglio far vedere perché sarà utilissimo per i prossimi vostri giochi. Quindi a brevissimo vi faccio vedere lo script del brick manager. Allora ragazzi, passiamo subito al nostro brick manager. Quindi andiamo nella cartella scripts e creiamo un nuovo script che chiameremo brick manager. Cos'è che deve fare questo script? Deve gestirci i nostri brick, immagazzinare, diciamo, la vita attualmente che hanno, che noi potremo settare, e poi fare tutta una serie di cose come animazioni, lanciare dei particles e quant'altro per rendere il nostro gioco più interessante. Quindi apriamo il nostro brick manager. La prima cosa che voglio fare è mettermi serializzabili tre colori, voi potete metterne quanti volete perché vorrei fare in modo che posso prevedere all'interno del mio gioco dei brick con un massimo di 3 vite. Quindi partiamo subito con Serialize Fields e inizializziamo appunto tre variabili di tipo One Life Color, di nome scusate, Two Life Color e Free Life Color, ok? Quindi queste poi andranno a schermo e io potrò personalizzare il mio oggetto col colore che voglio e quindi automaticamente tutti i miei brick avranno lo stesso colore. Poi mi servirà un'altra variabile che è sempre serializzabile perché poi io tramite andando ad agire sull'inspector creerò appunto la vita massima dei miei brick.
e la chiamo int hit points. E questa sarà proprio la variabile che man mano che riceverò una botta dalla pallina dovrò diminuire. E direi che per ora ci possiamo fermare, poi sicuramente ci si servirà altro, ma adesso come logica di base va bene così. Adesso io voglio creare una funzione che mi permetta di cambiare il colore del mio brick una volta evocata. Quindi chiamerò questa funzione void change color on life, ok? Chiaramente i metodi e le funzioni, vi ricordo, potete chiamarli come volete. E molto semplicemente io qui in questa funzione l'unica cosa che devo fare è utilizzare uno switch. Che cos'è uno switch? È un tipo di metodo che è possibile evocare su C# per analizzare i diversi tipi, i diversi valori che può avere una variabile. Quindi switch, quale variabile io voglio controllare? Voglio controllare le mie variabili hit points. A questo punto apro le parentesi graffe e adesso mi esamino i possibili valori che io voglio analizzare per questa variabile. Quindi sicuramente io voglio analizzare il caso 1. Quindi nel caso 1, ovvero quando la mia variabile hit points è uguale a 1, che cosa voglio fare? Voglio fare in modo di assegnare il colore al brick di tipo one life color. Ma per assegnare un colore a noi ci serve in realtà un'altra variabile, che è lo sprite renderer. Infatti ragazzi, noi dobbiamo praticamente creare una variabile che possiamo chiamare come vogliamo, tipo sprite, e poi all'interno della nostra struct invocarci e prenderci la componente sprite renderer del brick. Quindi facciamo get component brick, sprite renderer, e praticamente con questo script, come già abbiamo visto in altri, in quelli precedenti, cos'è che facciamo? Immaginate che poi ci sarà all'interno del nostro brick appunto il brick manager. Questo brick manager andrà a prendersi la componente sprite renderer. Perché? Perché poi noi agiremo sull'attributo color della componente sprite renderer per cambiare il colore a nostro piacimento. Ok, quindi torniamo nel nostro script. Abbiamo preso la sprite, a questo punto la possiamo cambiare. Quindi a case 1 cosa voglio fare? Sprite.color è uguale a cosa? OneLifeColor. Negli switch poi sicuramente, come saprete, c'è sempre da break, da far inserire questa parola chiave che significa interrompi, non voglio che controllo le altre casistiche. Quindi andiamo avanti con le altre casistiche. Case 2 la stessa cosa, sprite.color uguale toLifeColor e così via. Break case 3, sprite.color uguale free life color e poi break. Una cosa fondamentale che spesso è richiesta è quella di inserire un caso di tipo default, ovvero cosa succede se per qualche motivo tu non hai previsto casi a sufficienza e il mio numero hit points ha per esempio un valore 4, 5, 6, 0, cosa devo fare? Chiede C#, e noi diciamo ok, in quel caso sprite.color uguale a life color. Questa è, diciamo, una cosa che è obbligatoria per gli switch. Fatto questo non dobbiamo fare altro, questa sarà una funzione che noi invocheremo ogni qualvolta ci sarà una collisione. E parliamo appunto di collisioni, facciamolo subito. Quindi sappiamo che ci sono i metodi onCollisionEnter e onTriggerEnter. In questo caso il nostro metodo, la nostra sprite, il nostro brick ha un collider che deve rilevare la collisione con quale tipo? Con la palla. Quindi passiamo subito a fare un void onCollisionEnter 2D, che è un metodo che automaticamente si autocompleta con Visual Studio, e all'interno dell'onCollisionEnter possiamo fare un check per capire se io sto collidendo con un oggetto di tipo ball. Per fare questo basterà fare un if collision.tag. Noi, se vi ricordate, abbiamo creato e associato all'oggetto di tipo ball, la nostra palla, abbiamo associato appunto un tag chiamato ball. Quindi facciamo questo check per controllare se io sto collidendo con un oggetto di tipo ball. Però qui ho fatto un errore, perché ricordatevi sempre ragazzi, nell'onCollisionEnter abbiamo un oggetto di tipo collision 2D e per arrivare al valore tag dobbiamo prima passare dal game object. Ok, questa è una cosa importante. A questo punto so che sto collidendo con un oggetto tipo ball. Allora cosa devo fare? Devo sicuramente diminuire i miei hit points, quella è la cosa fondamentale che devo fare, ma poi devo anche cambiare colore, perché quando ho fatto un impatto con i miei hit points posso controllare se posso cambiare colore e quindi far partire eventualmente questa animazione. Per ora fermiamoci così e vediamo se funziona tutto. Dovrebbe essere tutto a posto, ma cerchiamo di esserne sicuri. Allora,
Innanzitutto possiamo inizializzare i nostri colori all'interno del nostro brick, quindi per il One Life Color io magari gli associerei un bel colore arancione, per il True Life gli associerei un bel colore viola, prendo dei colori belli accesi, e per il True Life gli associo un bel colore azzurrino bello acceso anche questo. Però ragazzi, c'è una cosa fondamentale che vi dovete ricordare quando fate questo processo di inizializzare anche l'alpha value, oppure vi troverete con colori tutti neri. Quindi vi basterà semplicemente andare su A e aumentare questo colore, questo valore. Quindi questo è l'alpha value, fatelo per tutti e tre i colori, non scordatelo, altrimenti vi trovate col nero. E come hit points inizializziamolo a 3 e ci siamo. A questo punto controlliamo un attimo lo script, io direi di inserire all'interno della start anche una chiamata alla change color on life, in modo tale che voi potete programmaticamente, agendo sull'inspector e creandovi tanti vari prefab, quanti ne volete, agire sul colore dei vostri brick. Potete fare brick con vite diverse e questo script si assicurerà di dare appunto il colore giusto in visualizzazione, quello è molto importante. Ok. Ora io direi che molto rapidamente mi duplico un paio di brick e me li sposto in modo tale che sicuramente sarà più facile per noi impattare con questi brick. Non mi preoccupo del colore attuale che hanno nella scena perché attualmente sono rossi, ma lo script dovrebbe resettare appunto i nostri colori, eccolo lì, ai colori che abbiamo previsto e come vedete infatti sta funzionando nel modo giusto, i nostri brick cambiano colore, questa è una cosa veramente molto interessante che abbiamo gestito sicuramente nel modo giusto. Ora però a parte ci sono una serie di problemi, per esempio adesso la palla si è bloccata, non riesco più a spostarla, questo lo risolveremo presto ragazzi, ma come vedete questo brick qui io l'ho colpito più volte e non è successo nulla, quindi implementiamo la possibilità di far sparire il brick quando finiscono le vite. Questa qua è un'altra cosa molto semplice che faremo all'interno della on collision enter. Allora, all'interno della on collision enter cosa facciamo? Andiamo qui e dobbiamo fare semplicemente un if e controllo, ma i miei hit points sono minori di 0, sono minori o uguali a 0 in questo caso, cioè ho raggiunto 0, ho finito le mie vite. Allora, cosa devo fare? Devo distruggere il mio game object, molto semplicemente. Poi all'interno di questo script noi faremo altre cose man mano che andremo avanti con lo sviluppo. Andiamo avanti e a questo punto ricontrolliamo che è tutto a posto, lanciamo la nostra pallina, bene, boom, bene. Oh, mannaggia, io mi sto fermo perché non sono molto bravo a giocare. Ecco qua, uno, due e tre, perfetto. E abbiamo distrutto il nostro brick. Direi che va benissimo così. Ottimo. Ok, allora abbiamo fatto il nostro brick manager, quindi i nostri brick sono a posto. A questo punto vorrei che ci creassimo il nostro prefab. Ragazzi, che cos'è il prefab? È praticamente un game object che noi utilizziamo come stampino, che lo salviamo nella nostra cartella assets e che possiamo invocare per istanziarlo programmaticamente tramite i nostri script. Questa è una cosa molto utile perché io non voglio che noi ci mettiamo a fare la posizione di tutti i brick a manina, o meglio, potremmo anche farla, ma possiamo utilizzare la potenza di C# per istanziarci questi brick. Quindi è sempre buona prassi salvarsi i prefab all'interno di una cartella, nella cartella assets chiamata resources. Questo perché c'è proprio una parola chiave all'interno di Unity che si chiama resources.load che ci permette di caricare i prefab che sono presenti all'interno di questa cartella. E ovviamente qua dentro possiamo creare sottocartelle di qualsiasi tipo. Infatti su WordPress è veramente pienissima questa cartella, ve la farò vedere perché ho tanti prefab, tanti modelli, tanti stampini che utilizzo per istanziare il mio gioco. Allora, questi sono tutti uguali, però li cancello, a questo punto non mi servono più. E rimango soltanto con un singolo oggetto di tipo brick che ha il mio brick manager, il box collider e va bene così. A questo punto io per creare un prefab mi basta trascinarlo e buttarlo su assets e come vedete adesso ho un file tipo brick.prefab. I prefab si distinguono anche perché come vedete qui rispetto agli altri sono colorati di blu. Questo sta proprio a significare che sono dei prefab, sono degli stampini, degli oggetti che io posso istanziare tramite script. Ragazzi, ricordatevi una cosa molto importante. Ipotizzando che io voglio cambiare il
il colore One Life Color del mio script, quindi sto facendo una modifica, lo voglio fare verde. Ho fatto una modifica, questa non viene riportata immediatamente nel vostro prefab, viene riportata nel vostro prefab esclusivamente se lo volete voi. E per riportare questa modifica dovete andare in questo riquadro che si chiama Overrides. Nel riquadro Overrides lui dirà: ci sono tutte queste modifiche che hai fatto che sono differenti rispetto al tuo prefab, le vuoi applicare? Applicale, oppure togliere, io le voglio applicare in questo caso. E solo adesso mi troverò la modifica nel mio prefab. Quindi ricordatevi che questa volta può generare degli errori o comunque delle discordanze tra quello che avevate in mente e quello che avete effettivamente come prefab. Ok, nel prossimo script faremo lo script di stanziamento dei brick, in modo tale ci creiamo la nostra griglia e poi risolveremo un po' di bug e successivamente passeremo a inserire un bel po' di effetti grafici. Ok, ci vediamo fra poco. Bene, quindi partiamo subito col creare la funzionalità per spawnare automaticamente i nostri brick sulla base di un numero che noi vogliamo definire. Quindi, come sempre, ci servirà un altro script, andiamo nella cartella scripts e creiamo subito uno script C# chiamato brick spawner. Questo lo associeremo al nostro game manager, per esempio, o un altro oggetto vuoto della scena. Lo apriamo e pensiamo innanzitutto subito a quello che ci potrebbe servire. Sicuramente ci serve un modo per indicare quanti brick vogliamo. In quel caso suggerisco di muoversi, diciamo, come una sorta di matrice, di pensare quindi al numero delle righe e delle colonne che vogliamo. Il numero delle colonne quindi sarà il numero dei brick che ci troviamo riga per riga, e la riga quanto sarà estesa appunto questa nostra matrice. Molto semplicemente. Allora, quindi subito partiamo con i nostri bellissimi serialized field come campo. Ci servono due interi che chiamiamo int rows e calls. Volendo potremmo anche inizializzarli a dei valori di base, per esempio potrei volere 5 brick per colonna, 5 brick per riga, scusate, e esattamente 4 righe, che mi sembra un valore abbastanza buono per iniziare. Poi un'altra cosa che ci serve è il capire quanto devono essere distanti l'uno dall'altro sia nell'asse X che nell'asse Y i brick, e mi spiego meglio. Se io non setto, diciamo, la distanza tra i brick, questi innanzitutto mi possono spanare uno sopra l'altro, ma potrebbero spanarmi esattamente attaccati così. Invece io voglio che siano ad una distanza consona l'una con l'altro, che più o meno sulla base della dimensione di queste geometrie, che sono esattamente quelle basiche che escono da Unity, sull'asse X ci troviamo, diciamo, una distanza di 1 l'uno con l'altro, perché 1, anche se qua sembra una distanza piccola, perché noi consideriamo il centro dei nostri game object, ok? Mentre sull'asse Y direi che deve esserci una distanza sicuramente più piccola, e quindi in quel caso più o meno dovrebbe essere 0,3. Però ragazzi, facciamo attenzione, vi spiego perché. Noi questo 0,3 sull'asse Y non dobbiamo sommarlo, dobbiamo sottrarlo. Ok, quindi questo è importante, ragazzi, ce lo dobbiamo ricordare, in modo tale che mentre siamo nello script creiamo la generazione procedurale, tra virgolette, del nostro livello nel modo corretto. Ok, quindi partiamo subito, mettiamo un altro serialized fields, dove qui ci scriviamo che float x distance between bricks, quindi io al solito mi istanzio le mie variabili in inglese perché credo sia il modo migliore per poi anche avvicinarvi eventualmente in futuro a un lavoro nel mondo del game development. Quindi questa è la mia distanza x sull'asse x, e poi mi serve la mia distanza sull'asse y. Quindi la mia distanza sull'asse y, semplicemente la variabile si chiama uguale, solo che cambia x da y, tutto qua. E come vi ho detto, questo deve essere un valore negativo. Poi, chiaramente ragazzi, dipende tutto come voi state facendo il gioco. Io sto partendo da un punto iniziale che diciamo sarà il mio brick madre, il mio brick iniziale, parto da qui per poi estendermi verso il basso. Voi potete fare chiaramente come volete. Ok, allora, quindi abbiamo fatto così. Poi l'altra cosa che ci serve, ragazzi, è proprio il nostro prefab. Per passarci il nostro prefab possiamo farlo al solito come una variabile serializzabile oppure una variabile pubblica, non ci sono problemi. Però sempre è meglio serializzabile, a meno che non ci serve da qualche altra parte nei script, come abbiamo detto ormai mille volte all'interno di questo corso. E quindi GameObject brick prefab. Ok, molto semplicemente. Perfetto. A questo punto, dentro la mia funzione start, ovvero all'inizio del gioco, vorrei che vengano spawnati i bricks. Ma come faccio a spawnarli? Mi servirà una funzione che chiamo spawnBricks.
Ok, all'interno della funzione Spawn Bricks io devo generarmi tutti i miei brick sulla base delle righe e delle colonne che ho stabilito. Per fare questo mi servirà un for, quindi faccio un for, ciclo diciamo tutti la mia posizione riga per riga, e quindi faccio banalmente un for che avete visto sicuramente mille volte nelle vostre lezioni o tutorial di C Sharp. Quindi scorro diciamo per tutte le mie posizioni rows, e per ogni singola posizione rows, quindi per ogni riga, voglio scorrere ulteriormente, quindi faccio un nested for, sulle colonne. Quindi mi inverto gli iteratori e faccio un j minore di calls, j++. Ragazzi, se non sapete queste cose vi invito a guardare la serie sul C Sharp che vi lascio in descrizione, oppure seguirvi un corso di base di C Sharp. Non è il focus di questo corso, ma vi darò sempre un minimo di nozioni per eventualmente sempre aiutarvi il più possibile. A questo punto io sono nella mia posizione di istanziamento. Allora, cosa devo fare in questo caso? Sicuramente io questo script, abbiamo detto che lo inserirò nel mio brick madre, nel mio brick che mi definirà l'inizio della mia matrice. Ok, quindi se voglio fare questo, a questo punto devo crearmi una posizione, la posizione del mio nuovo brick. Ok, una posizione, come sappiamo, in un gioco 2D è definita da un vector 2, e questa la chiamo una nuova variabile tipo chiamata appunto new brick position, molto semplicemente. La inizializzo, e come valori io cosa gli voglio dare? Gli voglio dare la posizione attuale, quindi dove sono adesso, più j, perché voglio capire dove sono arrivato nelle mie colonne, per la distanza x che mi sono impostato all'inizio del mio script. Per la y devo fare esattamente la stessa cosa, quindi parto dal mio brick madre e poi faccio più i per y distance. Molto molto semplicemente, ragazzi, penso, se non avete capito scrivete nei commenti, ma praticamente qui sto inizializzando continuamente una nuova posizione sulla base di dove mi trovo nei miei for, ok? Successivamente, una volta con la posizione, allora posso passare ad istanziare il mio prefab. Per istanziarlo invoco il metodo instantiate che mi chiede l'oggetto, quindi metto il mio brick prefab, la posizione di questo oggetto che è new brick position, e poi vuole anche la mia rotazione. La rotazione, siccome voglio che sia esattamente 0, cioè quella di default, io la istanzio a quaternion.identity. E vi ricordo, ragazzi, se non lo sapete, che quaternion è la classe che mi stabilisce le rotazioni su Unity, e identity vuol dire una rotazione esattamente nulla, cioè invariata 0, 0, 0. Ok, e allora, quindi la mia funzione io l'ho fatta. A questo punto, dentro il mio start, posso invocarmi la funzione spawn bricks in modo tale che all'avvio del gioco mi vengono spawnati i bricks, e adesso possiamo verificare che sia tutto a posto. Prima di fare questo però devo associare al mio brick madre sicuramente il mio brick spawner, piuttosto che però che associarlo al mio brick madre, perché questo potrebbe essere soggetto diciamo a dei delete, appunto a essere distrutto dalla mia pallina. Creo un nuovo oggetto che lo chiamo brick spawner, e questo lo posiziono nella posizione dove secondo me deve partire la matrice, che a questo punto coincide col mio brick. Il mio brick lo posso eliminare perché ho il prefab, e nel brick spawner gli inserisco lo script brick spawner. Ci sono già i valori che io ho inizializzato da script, ma il brick prefab non c'è, quindi lo prendo e lo trascino all'interno del mio script. A questo punto posso cliccare play per vedere se funziona. Vediamo, perfetto ragazzi, funziona. Però diciamo che forse quella distanza dei bricks sulla X è sicuramente un po' troppa. Probabilmente la dovremmo ridurre e magari aumentare la distanza sulla Y. Questo giocateci voi. Adesso io provo a inserire un valore che può essere 0,5, e questo magari meno 0,5. Vediamo se così è meglio, è più carino da vedere. No, decisamente sbagliato. Quindi facciamo a mettere 0,8, e questo invece mettiamo 0,9. Così chiaramente è troppo. Quindi
Vabbè, giocateci un po' con i valori. Adesso io cerco di giocarci anch'io in modo tale che poi vi dico qual è il valore più giusto. Ok, ragazzi, ho trovato i valori che mi piacciono di più. Sono questo 09 e 04. Ovviamente si può complicare molto di più questo script. Si può fare in modo che sia reattivo, diciamo, al viewport che noi abbiamo dato, alla telecamera che abbiamo dato e così via. Ma non voglio complicare molto almeno questa fase iniziale di questo video in modo tale che anche i principianti possono seguire questo corso. Ricordiamoci appunto che questo corso principalmente rivolto ai principianti. Quindi ragazzi, noi abbiamo adesso la nostra matrice, ovviamente sistemate, la potete giocare ancora un po' di più, calcolate proprio qual è la distanza e capite qual è il numero di colonne più giuste da avere, le righe e così via. Però lo script adesso funziona e io banalmente posso cambiare appunto il mio numero di colonne e arrivare a 6 colonne, per esempio. E automaticamente mi ritrovo il numero corretto di brick. Quindi posso giocare senza problemi e iniziare a appunto a divertirmi il più possibile, però sono un po' scarso e di conseguenza non mi diverto chissà quanto. Una cosa però che mi piace è fare in modo di ridurre, diciamo, il corridoio laterale. Quindi forse se giochiamo un altro un po' con questi valori, forse diventa ancora più divertente. Perché direi che forse così è pure meglio, in modo tale che la palla, volendo, si può infilare in questo corridoio qua dentro, se ci riusciamo. Ecco qua. E lì si crea questo effetto simpatico dei vari giochi breakout, dove la pallina praticamente rimane bloccata. Quindi se si è bravi si può inserire dentro quel corridoio e fare più punti possibili. Bene, così è molto interessante. Perfetto, ragazzi. Allora, ci vediamo presto al secondo time frame, al secondo video, dove andremo avanti con la definizione di questo gioco. A questo punto ci manca semplicemente il game over e poi tutto l'abbellimento. Ci siamo quasi. Allora, ragazzi, eccoci. Quindi adesso possiamo finalmente trattare il nostro game loop. Che cos'è il game loop? È, diciamo, quel cerchio, quel circolo che ci porta dall'inizio della partita, quindi da un semplice menu che ci fa iniziare a giocare, a fine partita e poi, volendo, ci consente di riniziare la nostra partita. È una cosa molto particolare, delicata, tra virgolette, perché va fatta nel modo giusto, il più pulito possibile, per evitare di lasciare sporcizia, esempio dei game object che non abbiamo liberato da una partita all'altra, e quindi rovinare l'esperienza al nostro giocatore. Quindi è un po' magari forse più complicato, ma seguitemi, forse anche più lungo, perderemo un po' di tempo in questa cosa, ma arriveremo sicuramente al risultato. Allora, la prima cosa da fare, quindi io già avevo creato un game object game manager nei precedenti momenti, nei precedenti video, e qua dentro vorrei che ci fosse uno script particolare, uno script singleton. E vi spiego subito che cos'è. Quindi innanzitutto creiamo il nuovo script che chiameremo Game Manager. E guardate un po', ragazzi, quando noi creeremo questo script, al di là che Visual Studio si apre, l'icona di questo script sarà diversa. È solo in visualizzazione, soltanto perché di solito quando si crea uno script con questo nome, vogliamo che sia ben distinguibile. Quindi tutto qua è solo una cosa in visualizzazione. Lo apriamo e vorrei creare subito questo singleton. Che cos'è il singleton, ragazzi? È semplicemente una variabile che mi indica precisamente l'istanza di questo script che esiste nel gioco, ok? E questa è una cosa molto utile perché mi consente di invocare metodi pubblici senza avere un riferimento a questa istanza, basterà citarla esattamente dalla classe. E vi faccio vedere subito. Innanzitutto dichiariamolo questo singleton. Come si dichiara? Devo fare una variabile pubblica, statica, di tipo game manager, che posso chiamare come voglio, ma io chiamo per semplicità sempre game manager, in modo tale non me lo scordo. E nella mia wake, che se vi ricordate è il metodo che si viene invocato addirittura prima della start una sola volta all'interno del vostro gioco, è game manager uguale this. Che cos'è this? È una parola chiave che indica esattamente questo oggetto, esattamente questo script. Quindi io mi sto proprio istanziando in questa variabile il mio game manager. E questo è molto utile, ragazzi, perché ipotizzate che, per esempio, voglio invocare un metodo void di tipo game over, e lo faremo con roba al suo interno, ma attualmente è vuoto. Mi basterà andare in uno qualsiasi dei miei script, per esempio su ball controller, e fare gamemanager.gameover.gameover. E io automaticamente invocherò quello che ho scritto nel mio metodo gameover. Ok? Quindi è molto molto utile, ragazzi. Allora, abbiamo il nostro game manager. Il game manager mi deve gestire appunto il game loop e quindi è necessario che vi sia un po' di UI. Facciamola subito. Andiamo quindi sul nostro progetto.
aspettiamo il reload degli assemblies e possiamo partire dalla nostra gerarchia per andare nel menu UI dove ci sono tutti gli elementi della nostra interfaccia utente e creare un pannello. Perché un pannello? Perché il pannello, diciamo, è un contenitore di oggetti. Quando io creo un UI qualsiasi, mi si crea anche un oggetto padre che è il mio canvas. Il canvas mi indica proprio la mia UI in generale. Molto spesso si crea un unico canvas di tipo screen space overlay, quindi si mette proprio come un overlay, e ve lo faccio vedere, all'interno di tutto il nostro screen, e si utilizza questa tecnica proprio nel caso in cui, per utilizzare proprio tutti quegli elementi di UI che non sono nel mondo, diciamo, reale, non sono in world space, e si suddividono gli elementi mettendo vari pannelli. Questo è il modo più semplice per farlo. In questo caso noi avremo diversi pannelli, però ragazzi c'è una cosa molto particolare: ogni volta che noi creiamo un pannello, questo mi viene istanziato con un componente tipo image, che come vedete ha un colore che può essere più o meno visibile. Questa è una cosa che potreste utilizzare o meno, ma attualmente a me interessa avere il pannello proprio come contenitore di oggetti, come separatore. Quindi il mio componente image io lo tolgo, perché magari mi può rendere più pesante il rendering del mio gioco, non in questo caso che è molto semplice, ma nei futuri progetti fateci attenzione. Quindi il primo pannello che voglio creare è il press any key to play parent. Lunghissimo il nome, però io preferisco avere sempre nomi lunghi e esplicativi piuttosto che nomi ridotti che non si capisce niente. Dentro il press any key to play panel io voglio creare un testo, quindi vado sempre nell'UI e utilizzo come testo il text mesh pro. Qui quando noi lo importiamo ci dirà: ci servono delle librerie, le vuoi importare? Assolutamente sì. Ragazzi, perché dovete utilizzare il Text Mesh Pro? L'ho detto anche in altri video, perché è sicuramente un testo decisamente migliore rispetto a quello di base di Unity. Ok? Si vede meglio, ha tante funzionalità, quindi utilizzate sempre Text Mesh Pro. Non è assolutamente più pesante, cioè se lo è più pesante è assolutamente di poco, quindi va bene così. Clicco il mio testo che mi sono creato e c'è questa componente Text Mesh Pro di tipo UI che voglio scrivere il mio testo. Scrivo press any key to play. Ora giochiamo un po' con quest'UI. Ragazzi, magari sull'UI vi farò un video proprio separato dedicato per spiegarvi tutto al meglio, ma molto semplicemente per posizionarla vi basterà agire sul Rect Tool e spostarvi la vostra UI come meglio credete. Oppure, molto più semplicemente, che io lo preferisco di solito, vi è proprio questi anchor presets che vi permette di ancorare il vostro elemento di UI nel vostro canvas o nel vostro panel, in questo caso, nella posizione prescelta. E soprattutto, quando si parla di UI, ci sono delle cose molto particolari, molto importanti, degli elementi importanti da fare attenzione, che sono il pivot point, che è il centro nel quale viene istanziato il mio elemento, e l'anchor point. Sia uno che l'altro mi determina la posizione dell'UI anche al variare della risoluzione, quindi è una cosa molto importante che dovete fare attenzione. Comunque potete giocare premendo Alt, addirittura vi setterà anche la posizione, Shift vi setterà il pivot, quindi praticamente potete spostare il pivot dove più vi pare sulla base di questi tasti. Io lo voglio lasciare al centro e voglio anche cambiare la posizione del mio oggetto in modo tale che mi copra tutto il pannello. Però adesso voglio spostare il mio testo perché non si vede qua sopra. Per spostarlo vado ad agire sull'alignment e metto center, e poi anche qui metto center, un po' come si fa su Word, quindi mi ritrovo il mio testo esattamente al centro. Lo faccio un po' più carino, quindi così sicuramente mi piace di più. Press negate to play, mi piace, perfetto, il primo pannello è fatto. Facciamone subito un altro, io lo duplico perché di fatto saranno tutti gli stessi in questo gioco molto semplice, e voglio fare il mio game over panel. Nel mio game over panel qui ci sarà un altro testo che appunto sarà game over. E come vedete adesso si sovrappongono, quindi disabilitiamolo per ora in modo tale che possiamo vederlo meglio. Qui volendo potremmo anche inserire nel pannello un'immagine per cambiare, non lo so, la visualizzazione, magari in trasparenza. Fatelo come più vi piace, io per ora lo lascerò così. Una cosa pure molto interessante che volendo potremmo inserire nel game over è una cosa simpatica come un testo casuale che viene visualizzato alla morte, che magari può insultare il giocatore del tipo se ne ha schiappa, sei scarso, non sei stato capace di finire il gioco, insomma potremmo divertirci, lo vedremo dopo. Ma in ogni caso, ipotizzando appunto che volessi aggiungere un altro testo, mi basterà appunto andare sul tasto destro sul mio pannello, Text Mesh Pro, mi si creerà un'altra istanza di testo, e questo chiamo insulto random, in modo tale che poi ce lo implementiamo questo insulto random, e lo posso posizionare dove meglio mi piace. Magari lo posiziono qua sotto, che mi va benissimo.
e allargo il mio testo in modo tale che è sempre visibile, lo setto al centro, faccio in modo magari che il limite sia un po' sia per la sinistra che la destra dello schermo, in modo tale che non mi va oltre, così dovrebbe andare bene. Gli cambio magari pure un colore, gli metto un bel colore rosso, così insultiamo il nostro giocatore col colore rosso. Per ora lo setto io, poi lo faremo tramite script e mettiamo sei una schiappa. Ok. Ok, questo è il nostro game over panel. Direi che a pannelli ci siamo, poi però manca un altro pannello che è il pannello di vincita, cioè se io vinco il gioco vorrei che venissi in qualche modo premiato dal mio ideatore, da chi ha fatto questo gioco, quindi chiamiamo One Game One Panel. E anche qui, diciamo, la composizione è uguale al Game Over Panel, però lo disattivo in modo tale che non ho problemi, piuttosto che insulto e congratulazioni. E mettiamo un bel wow, complimenti. Ok, vabbè, questo ci stiamo solo divertendo, fatelo come volete. Anziché Game Over, però hai vinto. Ok. Perfetto, abbiamo quindi tutti i nostri pannelli, sono qui, sono disattivati per ora. All'inizio del mio gioco io so che il pannello che vorrei che venisse visualizzato è sicuramente Pressing Nikkei to Play, lo potete pure tradurre in italiano come vi pare. A questo punto andiamo sul Game Manager. Io ora adesso voglio sicuramente una referenza a questi pannelli che adesso sono soltanto dei Game Object, quindi al solito, ormai come lo sappiamo, Serialize Fields, Game Object, ops, e lo chiamo Press Any key panel, game over panel e game one panel. Quindi tutti i miei pannelli ce li ho, sono lì, perfetto. A questo punto non mi serve altro per ora, quindi posso passare a implementare la mia logica del mio loop. Attualmente cos'è che fa partire il gioco? Quindi cos'è che fa muovere la pallina? Se andiamo infatti, se ci ricordiamo, sul nostro bar controller abbiamo messo questo codice che dice: se premi il mouse button down, dai una forza alla pallina. E va benissimo, però lo voglio spostare, lo voglio mettere dentro il mio game manager. Quindi lo taglio, vado sul game manager e mi metto questa funzione qua dentro, in modo tale che lo gestisco all'interno del mio update. Mi manca la referenza alla mia palla e di conseguenza mi prendo questo campo. Anche questo lo taglio e lo metto all'interno del mio game manager. E quindi ripetendo, ragazzi, sono andato sul mio bar controller e sto rimuovendo tutte le referenze alla mia palla perché vorrei che la mia palla venisse fatta partire dal mio game manager. Ho la referenza alla palla, però ragazzi, io voglio fare una cosa diversa anche per mostrarvela, diciamo questa cosa. Vorrei far sì che la mia palla venisse trovata dal mio game manager in maniera programmatica, ok? Quindi ragazzi, cosa devo fare? Vado all'interno del mio script. Non mi serve più che sia un field serializzabile, perché ragazzi, noi poi faremo un modo di caricare le scene in maniera separata. Cioè terremo separate il menu, quindi il mio canvas, il mio game manager e il mio audio manager dal gioco, in modo tale che noi potremo caricare continuamente la scena del gioco senza preoccuparci di dover eliminare dei game object, di pulire la nostra scena manualmente. Ok? Quindi cosa facciamo? Ogni qualvolta io premo input.getMouseButtonDown, io ancora questa bool, non ce l'ho la referenza al mio oggetto. Quindi cosa faccio? Faccio bool uguale gameObject.getMouseButtonDown. Find game object with tag, che è, se ci riesco, eccolo qua, che è un metodo che mi consente di trovare un game object all'interno della mia scena tramite tag. Sappiamo benissimo che la mia palla ha il nome ball, quindi find game object with tag. Ma cosa mi devo prendere di questo game object? Mi devo prendere la componente rigid body 2D, perché è quella che mi consente poi di applicare la forza. E a quel punto ci sono, posso lasciare tutto in questo modo. Quindi automaticamente il mio script mi prenderà una referenza alla mia palla ogni volta che viene premuto il get mouse button down e gli applicherà una forza. Però ragazzi, non va bene così, perché se ci pensate, io ogni qualvolta cliccherò il mouse button down, lui troverà nuovamente la mia palla e mi applicherà una forza. Quindi qui ho bisogno di una variabile che mi indica se il gioco è partito o meno. Creiamocela. Di solito cosa sono queste variabili? Sono dei booleani che la chiamiamo in questo caso game started. All'inizio il gioco ovviamente è falso, non è partito. E quindi io qua cosa devo fare? Devo fare in modo che se il mio gioco non è partito, quindi se not game started, quindi se game started è falso e sto premendo il mio mouse button, innanzitutto il mio gioco è partito.
perché mi trovo nella posizione di dover far partire il gioco, ma soprattutto spara la palla, quindi a questo punto mi troverò sicuramente con la visione più giusta per partire e fare il mio game loop, il mio inizio di game loop. Ok, quindi a questo punto posso premere start, però ragazzi, prima di premere play, cosa devo fare? Devo andare sul mio game manager e inserire lo script game manager. A questo punto mi prendo anche le referenze ai miei pannelli, quindi il Prestige Game Panel è questo, il Game Over Panel è questo, il Game One Panel è questo. E ragazzi, visto che ci siamo, facciamo in modo che quando io faccio partire il gioco, disabilito anche il mio Prestige to Play Panel. Ok, quindi Prestige Panel.setActive uguale false. Con setActive è un metodo della classe GameObject col quale noi ci disattiviamo proprio il nostro GameObject, proprio come faremmo da inspector andando ad agire sul tick che c'è qui, quindi proprio se noi facessimo in questo modo. Ok, quindi play. A questo punto premo il mio tasto del mouse e ci siamo. Stiamo giocando, perfetto. Questa pallina forse si muove un po' troppo per i miei gusti, però perfetto, stiamo giocando. Ora gestiamo il game over, ok? Quindi, allora ragazzi, completiamo il nostro game loop. Quindi abbiamo gestito, diciamo, il pressing to play. Adesso dovremmo gestire il game over. Per fare il game over in realtà è molto semplice. Quindi posizioniamoci innanzitutto sulla nostra scena di gioco. Qui cosa dovremmo creare? Dovremmo creare un trigger, che è un tipo specifico di collider, che è esattamente in questa zona, che mi rilevi quando la palla cade appunto sotto la nostra barra. Per fare questo quindi creiamo un game object vuoto, che lo chiamiamo that trigger, e lo posizioniamo qui in basso e gli aggiungiamo un componente box collider 2D. Modifichiamo il collider in modo tale che sia ampio al punto da rilevare qualsiasi collisione che avviene esattamente sotto la barra e clicchiamo is trigger. Quindi cosa sto facendo? Sto facendo un collider che mi rileva la collisione ma non applica nulla in termini di forze al rigid body che collide con questo collider. Quindi aspettatevi che la palla attraverso i trigger passi tranquillamente come se quel collider non esiste. Ma è una cosa molto importante perché si possono gestire un sacco di eventi. Immaginate aperture di porte o, non lo so, spawn di mostri quando un giocatore arriva in un determinato punto, oppure far partire determinate trappole, dialoghi. Il trigger è la risposta per queste cose 99 su 100. Non ho ancora finito però, perché per rilevare la collisione facciamo il discernimento, diciamo, della collisione sempre tramite tag, e allora andiamo a creare una tag di tipo det. Io l'ho già creata, vi ricordo però come si fa: basta andare su add tag, inserirla tramite questo pulsante e vi comparirà anche a voi la tag sulla base del nome che l'avete chiamata. Perfetto, una volta che l'avete creata sulla vostra lista, andate su tag det e associate finalmente la tag al vostro game object. Ci siamo, a questo punto andiamo sui nostri script, andiamo su ball controller e qui inseriamo un check per rilevare le collisioni di tipo trigger. Qual è questo check? È la funzione onTriggerEnter2D. Questo ovviamente mi rileverà tutta, cioè questa funzione verrà invocata ogni qualvolta c'è una collisione di tipo trigger. Quindi noi dobbiamo fare una selezione. Qual è la selezione? Come si fa? Tramite un if, l'abbiamo già visto, collision.gameObject.tag uguale cosa? Il mio tag che voglio rilevare, che in questo caso l'abbiamo selezionato, l'abbiamo chiamato di tipo det. E quindi all'interno di questa funzione io poi vorrò invocare un'altra funzione che è contenuta all'interno del mio game manager, invocando appunto il singleton. Prima di invocare il singleton, anzi, sapete che c'è? Siccome noi questa funzione di tipo game over l'avevamo già creata nel time frame precedente, l'avevamo lasciata vuota, invochiamola subito così non ci dimentichiamo di fare niente. Quindi come si invoca una funzione dal singleton? Si chiama la classe del singleton, si chiama l'istanza del singleton, si chiama la funzione del singleton, che in questo caso è game over. Perfetto. Completiamo a questo punto game over. Cosa voglio fare quando c'è il mio game over? In questo caso io cosa voglio fare? Voglio invocare semplicemente il game over panel e settarlo ad attivo. Quella sicuramente è la prima cosa. Ma l'altra cosa che probabilmente può essere utile fare è inizializzarmi una variabile tipo game over. Io già l'avevo fatto. Che cosa vuol dire questa variabile? Mi consentirà di discernere all'interno della mia update se il gioco è terminato, e quindi eventualmente far partire, poi lo faremo nel successivo time frame, il reset della scena per pulirmi tutto e per riavere nuovamente un'istanza di gioco pulita con i miei brick spawnati nel posto giusto. Quindi createvi un'altra variabile booleana di tipo game over, inizializzatela falsa. Dentro l'update a questo punto cosa vogliamo fare? Vogliamo fare il check di game over, quindi la partita è finita. Se la partita è finita, a questo punto posso nuovamente controllare se sto premendo il get mouse button down e
resettare la partita. Attualmente però il reset della partita non ce l'abbiamo, quindi mettiamoci soltanto la nostra funzionalità, quindi end-end input.getMouseButtonDown 0 e ci possiamo tranquillamente muovere in questo modo. Lasciamolo così e poi lo aggiustiamo. Verifichiamo innanzitutto appunto se parte il nostro game over panel, ok? Quindi parte il nostro game over panel, vediamo che succede. Vediamo se... Oh, ecco qua, il nostro game over panel è partito, quindi perfetto, ci siamo. Molto, molto utile. Mi sta dicendo solo una schiappa, grazie, ma l'abbiamo settato noi. Ok. Adesso se vedete, se premo il tasto del mouse non succede assolutamente nulla, quindi iniziamo a buttarci nel reset della scena. La prima cosa che voglio fare sicuramente è all'interno di questo if voglio far sì che il mio game over panel sparisca, quindi setActive uguale a false, ok? E questa è la prima cosa. Adesso qua sotto io mi devo, diciamo, aspettare una funzione che mi resetti la scena e me la ricarichi nuovamente pulita, esattamente in quel modo com'è. Però lo vediamo nel prossimo time frame dedicato, in modo tale che se avete dubbi potete ricominciare da capo. A fra pochissimo. Ok, ragazzi, occupiamoci subito del reset della scena. Innanzitutto, come potete vedere, nella gerarchia noi abbiamo una scena iniziale che viene creata automaticamente che si chiama Sample Scene. Infatti, se io chiudo questa freccettina, vedo tutti i game object che fanno parte di questa scena. E se andate sui vostri assets, sarà creata automaticamente una cartella di nome Scene dove all'interno c'è proprio la vostra Sample Scene. Noi vogliamo modificare il nome di questa scena e soprattutto vogliamo crearne un'altra per il nostro menu. Quindi innanzitutto clicchiamo Save per salvare la nostra scena. Poi modifichiamo il nome della scena e chiamiamolo Game Scene. Ok, lui ricaricherà il progetto perché appunto abbiamo cambiato nome alla nostra scena. Rieccolo, è lui intero. Però creiamo subito un'altra. Per crearla facciamo tasto destro, Create, e c'è appunto la nostra scena. Questa scena la chiamiamo Menu Scene e possiamo dalle versioni nuove di Unity volendo inserirla in più all'interno del nostro progetto in modo tale che possiamo lavorare con tutti i game object che sono presenti all'interno della scena. Questa è una cosa molto utile nel caso in cui, per esempio, vogliamo passare un game object da una scena all'altra. Ed è proprio quello che voglio fare, perché ragazzi, fare un game loop in questo modo è il modo migliore per approcciare a risolvere questa problematica. Cioè, voi dovete immaginare di avere una scena principale, che in questo caso è la mia menu scene, dove ci sono appunto la mia UI, vi è il mio game manager. Vi sarà in futuro anche l'audio manager e poi una game scene che viene continuamente resettata. Ovviamente il tutto si deve adattare al vostro progetto. In questo caso va benissimo così, ma io pure su Word in questo ho gestito i miei livelli facendo proprio in questo modo, con una main scene o una menu scene dove vi era tutto quello che mi serviva di scena in scena e me lo portavo con un modo che vi faccio vedere tra pochissimo. Allora, innanzitutto eliminiamo la nostra main camera, non ci serve perché ne abbiamo già una che è nella game scene. E portiamoci tutto quello che ci serve. Allora, ci serve nella mia menu scene che quasi quasi cambierei nome. Infatti lo salvo, secondo me è molto meglio che la chiamiamo main scene, molto molto meglio. Ok, abbiamo modificato il nome, quindi ci siamo trascinati il nostro game manager. Poi trasciniamoci anche il nostro canvas. Direi di trascinarci anche la nostra main camera, così la lasciamo sempre qui. E non ci dovrebbe servire un altro se non l'event system. L'event system è quel game object che viene creato automaticamente per gestire la UI. Questa quindi è la nostra machine che ha tutti questi game object. Ora, quando fate questo spostamento sarà necessario reinizializzare queste variabili, quindi facciamolo subito, spostiamo il press any game panel, spostiamo il game over panel e spostiamo il game one panel. Una volta che abbiamo creato le scene, le abbiamo salvate, io ho premuto Ctrl S per salvarle, dobbiamo preoccuparci di inserirle nelle nostre build settings. Quindi cliccate File, andate in Build Settings e comparirà questo menu.
dove inizialmente sono contenute le vostre scene nella build. Questo è un passaggio fondamentale anche se vorrete in futuro buildare il vostro gioco, per esempio buildarlo per PC, per Windows o per Android, modificando il sistema di input. Allora, come bisogna fare? Facciamo Add Open Scene. Se facciamo Add Open Scene, che praticamente sono tutte le scene che sono presenti nella scena, lui automaticamente le mette una dietro l'altra. Ma volendo potevo anche trascinarle in questo modo, non ci sono problemi. La cosa però che voglio fare è invertire l'ordine, ovvero mettere la mia main scene a 0 e la mia game scene a 1, in modo tale che viene caricata quando avvio il gioco, prima la 0 e poi la 1. Però questo lo faremo programmaticamente. Infatti ragazzi, io cos'è che voglio fare? Io la mia game scene la voglio proprio togliere, la voglio rimuovere attualmente dalla mia gerarchia. Io voglio partire col gioco così, esclusivamente con la mia main scene e con la game scene che io carico tramite script. Occupiamoci subito di questa cosa. Quindi andiamo sul nostro game manager, che ci troviamo qui. Se vi ricordate avevamo lasciato un po' tutto in sospeso. Adesso dobbiamo fare una funzione. Una funzione che io voglio chiamare void reset game scene. Questa funzione io voglio appunto si deve occupare di resettare la game scene se è presente. Quindi cosa voglio fare? Innanzitutto mi devo richiamare all'interno delle mie direttive using, mi devo richiamare UnityEngine.ScenManagement. Ragazzi, vi lascio nel dettaglio un video sullo Scene Management che ho realizzato, il secondo video da quando sono tornato sul canale, che è proprio su questa cosa dove vi do ulteriori dettagli. Però praticamente con lo Scene Management all'interno di questo namespace, scusate, vi è una classe Scene Manager che ci consente di caricare e scaricare le scene a nostro piacimento. Quindi torniamo nella nostra Reset Game Scene. A questo punto, avendo importato il namespace Scene Management, abbiamo accesso alla classe Game Manager. E io voglio controllare con la classe Game Manager, Scene Manager, se la scena che io ho chiamato di nome Game Scene è presente o meno nel mio gioco. Ok? Quindi, if Scene Manager dot, c'è un metodo che si chiama getSceneByName. Qua è una stringa, quindi posso andare a scrivere tranquillamente game scene. Se ScenManager.getSceneByName che mi ritorna una scena, ma una scena che cosa ha al suo interno? Ha un attributo di tipo name, che io quindi posso controllare per capire se è uguale esattamente a game scene. Quindi sto facendo proprio il check. Una delle scene che caricate si chiama game scene? Sì. Allora in quel caso, con questo metodo, io voglio resettare la mia scena, voglio scaricare la mia scena. Perché la voglio scaricare? Perché la voglio poi ricaricarla. Quindi ScenManager.UnloadScene.GameScene. Anche qui UnloadScene è un metodo che mi consente di scaricare la mia scena, cioè di rimuoverla, proprio come ho fatto prima. Vi spunterà qui un warning di deprecato. Deprecato cosa vuol dire? Che questo metodo sta passando in secondo piano per essere sostituito da UnloadScene.Async. Ma ragazzi, non vi preoccupate perché funziona ancora, non ci sono problemi, e Unload Scene Async ve lo farò vedere in un video successivo perché è un po' più complicato. Allora, dicevamo, abbiamo quindi il nostro Unload Scene. Una volta che abbiamo controllato il check per vedere se la scena è caricata, sicuramente quello che vogliamo fare è ricaricare la nostra scena. Per caricare la nostra scena cosa dobbiamo fare? Semplicemente andando sempre sulla classe Scene Manager e fare Unload Scene. Qui al solito funziona come la load scene, quindi scriviamo il nome della nostra scena come stringa e lui si preoccuperà di caricarla. Però ragazzi, non voglio lasciare questo metodo così, perché in realtà questo metodo, come secondo parametro, si prende, volendo, in maniera opzionale, un load scene mod, cioè la modalità di caricamento della scena. E ragazzi, ci sono diverse modalità per caricare la scena. C'è single e c'è additive. Single è il comportamento di default, ovvero toglie qualsiasi scena che c'è su Unity e carica l'attuale, quella che abbiamo indicato. Additive invece lascia le attuali scene e carica, come abbiamo fatto prima noi manualmente, la scena che stiamo indicando. Ed è proprio quello che voglio fare io, ovvero mantenere una scena che è la nostra main scene fissa sempre nel nostro gioco e caricare e scaricare invece una seconda scena che si chiama game scene. E questa ragazzi è la best practice per gestire questo genere di cose. Cioè si fa così, fatelo così, è il modo migliore in assoluto. Successivamente io sicuramente cosa voglio fare? Voglio resettarmi le mie variabili. Vi ricordate infatti che abbiamo fatto due variabili chiamate game over,
che vogliamo settarle a false, e anche Game Started vogliamo settarle a false, perché nel Game Manager è sicuramente la, diciamo, l'istanza che mi rimane perpetua fra tutte le partite, e in modo tale che in questo caso posso riprendere, diciamo, il controllo sulla mia update. Adesso cosa voglio fare però? Questo metodo lo voglio invocare all'interno della mia start. Quindi all'interno della mia start voglio mettere reset game machine, perché in questo modo io subito mi carico la mia game machine, ok? E questa è sicuramente una cosa che voglio fare. Successivamente ci preoccuperemo anche del resto. Quindi vediamo innanzitutto se funziona. O voglio provare adesso se funziona tutto. Chiaramente manca ancora una cosa che mi sono dimenticato, infatti dobbiamo andare nel nostro script sulla funzione game over e dobbiamo segnalare appunto che abbiamo perso, perché nella nostra update stiamo facendo questo check appunto se abbiamo perso o meno la partita per resettare la nostra scena. Quindi ci basterà fare game over uguale true, perfetto, e a questo punto dovremmo esserci. Facciamo una prova, vediamo se funziona tutto, quindi start... Press Nikkei to play, perdo la partita, premo e ci risiamo. Però c'è un problema, adesso cerchiamo di risolverlo. Ok ragazzi, se avete notato, i miei brick vengono spawnati nella mia scena iniziale. Questo, diciamo, è uno di quei problemi, tra virgolette, che vanno gestiti quando si utilizza lo load scene additive. È molto semplice in realtà però da gestire. Basterà infatti, se andiamo nel nostro brick spawner e nella nostra instantiate, indicare qual è il game object di tipo parent, cioè il papà di tutti questi brick, in modo tale che rimangano nella scena nostra di interesse. E infatti ci basterà a quel punto andare a inserire un quarto parametro nella funzione instantiate, come vedete dal tooltip dice proprio transform.parent, e dai proprio la mia transform, che sarebbe proprio il transform del game object al quale questo script è attaccato. A questo punto risolveremo anche questo bug, che è sicuramente un po' fastidioso, e vi ho fatto vedere anche la possibilità di inserire oggetti in tutta la gerarchia, anche quindi figli. Resettiamo il nostro gioco, vediamo se funziona, e quindi sul game loop dovremmo esserci. Clicchiamo, perfetto, ci siamo quasi. Ok, ora cosa è successo? È successo che mi si è resettata la scena, ma per come stiamo gestendo adesso il game manager vi è un problema sul finding della nostra palla, ma lo gestiamo subito. Allora, praticamente vogliamo far sì che la mia questo secondo if non parta subito, perché ragazzi qual è il problema? Praticamente io clicco il mouse una volta all'interno dell'update e lui mi prende queste due funzioni, però mi prende successivamente anche queste, perché io con la reset game machine mi resetto il game started e comunque ho un evento che viene rilevato in questo frame. Allora, proprio in maniera molto molto semplice, mettiamo un semplice else, cioè facciamo in modo che venga invocato o un evento o l'altro, in modo tale che non c'è questo problema della palla che non viene ancora trovata perché la scena non è stata caricata. Allora, quindi facciamo il clear, apriamo il nostro gioco, facciamo il play, press Nikkei to play, ok, bang 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 bang, guarda, sono stato più fortunato del previsto, ok, clicchiamo, e ora, perfetto, per giocare devo nuovamente cliccare press Nikkei to play. Ok, direi che ci siamo, va bene così. L'unica cosa che voglio mettere magari è mettere tutto questo, sistemare un po' il codice. Allora ragazzi, completiamo finalmente il nostro gioco, ci manca soltanto il discorso della funzione game one, che in qualche modo deve essere evocata. Essenzialmente, quando è che si vince il gioco? Quando il nostro giocatore distrugge tutti i brick. Quindi dobbiamo fare un po' di cose. Innanzitutto, sempre all'interno del nostro game manager, qui in basso, creiamoci una funzione pubblica. È pubblica perché deve essere evocata da un'altra parte, e questa funzione la chiameremo brick destroyed. Quindi in sostanza qua dentro noi terremo, diciamo, il conteggio dei brick che sono spawnati attualmente nella nostra scena, e ogni qualvolta un brick viene distrutto decrementeremo questo numero di 1. Quindi inizializziamoci una variabile sempre in alto nella nostra classe, che chiameremo col nome di int brick, spawned bricks, che però inizialmente la inizializziamo a 0. Assicuriamoci però che nel reset game machine lo spawned bricks ridiventi 0,
per evitare appunto problemi. E nel Brick Destroyed, quindi io cosa devo succedere, cosa deve succedere, questo ricordiamoci che una funzione verrà invocata dal brick stesso quando la viene colpita dalla pallina, semplicemente spawned bricks, quindi il mio numero totale di bricks si è ridotto, meno meno, che sarebbe spawned bricks meno 1, e poi esattamente quando ho fatto questa sottrazione controllo se spawned bricks per qualche motivo è minore o uguale a 0. Se è minore o uguale a 0, questo vuol dire che ho distrutto tutti i miei spawned bricks e posso andare a game 1, che è la funzione che avevo creato. Adesso cosa ci manca? Ci manca però un'ultima cosa. In qualche modo dobbiamo segnalare a Game Manager quant'è il numero degli spawned bricks. E quindi anche qui ci creiamo un'altra funzione pubblica che chiamiamo set spawned bricks, dove questa funzione si prenderà come un parametro appunto un valore che verrà invocato, verrà settato da chi invocherà questa funzione, e semplicemente faremo spawned bricks uguale value. Ora, preoccupiamoci di inserire queste due funzioni. Partiamo con set spawned bricks. Chiaramente chi è che deve settare il numero di bricks spawnati? Il brick spawner. Quindi andiamo sul brick spawner e esattamente prima, volendo, non è necessario farlo dopo, di spawn bricks, mettiamo gameManager.gameManager set spawned bricks quanti? Molto molto semplice, righe per colonne. Quindi rows per calls. E abbiamo il nostro numero di bricks spawnati. E questo sarà un codice che potremo utilizzare senza problemi, anche se cambiamo rows e calls in eventuali future implementazioni del nostro gioco. Poi ci manca la nostra brick destroyed. Questa invece la possiamo invocare direttamente all'interno del nostro brick manager, dove, l'avevamo già detto, nella nostra on collision enter, quindi all'atto della ricezione della collisione da parte della palla, e molto semplicemente cosa facciamo? Anche qui, gameManager.gameManager, anzi scusate, non lo devo fare qui, ma lo devo fare quando viene appunto distrutto il mio brick, quindi prima della distruzione, gameManager.gameManager, brick destroyed. Perfetto, ci siamo. Dovrebbe funzionare. Ora a questo punto io, per verificare il funzionamento, per non uscire pazzo, mi apro in additive la mia scena, la mia game scene, vado sul brick spawner e cambio il numero di righe, metto, facciamo così, facciamo una riga e tre brick, in modo tale che posso cercare di eliminarli rapidamente per verificare il funzionamento. E vi velocizzerò il video così non usciamo pazzi. Salvo la scena, rimuovo la scena, riavvio il gioco. Press negate to play, quindi ho soltanto i miei tre brick, li distruggo piano piano. Perfetto ragazzi, funziona. Vittoria, wow, complimenti. Vediamo se funziona proprio il one panel o se c'è qualcosa che non va. Clicco il mouse, perfetto, si resetta tutto così come volevo. Press negate to play e possiamo rigiocare. Ragazzi, abbiamo completato il gioco, però dobbiamo renderlo un po' più bello. E nei prossimi time frames ci preoccuperemo proprio di questo. Ci metteremo un po' di effetti grafici, particles e metteremo l'audio. Magari partiremo proprio da quello. Ci vediamo fra poco. Allora ragazzi, abbiamo finito il gioco, ma dobbiamo renderlo decisamente più bello e vorrei partire proprio dall'audio. Allora, nel mio desktop ho una cartella che si chiama Sound Game, che troverete il link in descrizione per scaricarla, e vi basterà semplicemente prenderla una volta scaricata, scompattata e quant'altro e trascinarla nella cartella Assets. Vi troverete appunto una cartella esattamente col nome di quella che era nel vostro archivio. Io adesso la cambio per rendere il nome un po' più semplice e lo chiamerò Sounds. Qua dentro ci sono quattro suoni che ho scaricato da freesounds.com, quindi suoni totalmente gratuiti che possiamo utilizzare per i nostri progetti, dove c'è un suono di loop che mi piace molto, che è questo Triple Skipper, che è appunto il loop generale del gioco. Molto molto interessante, molto action, molto arcade. Questo quindi deve runnare continuamente all'interno della nostra scena. Di conseguenza dobbiamo inserirlo nella nostra main scene. Io consiglio di inserire sulla main scene un nuovo game object, quindi un create empty, che chiamiamo Audio Manager.
All'interno dell'Audio Manager creiamo la nostra prima Audio Source. Audio Source è praticamente quel componente che consente di creare e soprattutto gestire il suono di una determinata clip audio. In questo caso voglio gestire il suono della clip audio Tipple Chipper, che è appunto il loop del mio gioco, e mi basterà assicurare che sia tickato Play on Awake e che sia tickato Loop, che appunto mi looperà il mio audio. Questo è quello che devo fare per il loop del mio gioco. Però poi ci sono tutta un'altra serie di suoni che vi ho inserito. Vi è il ball bouncing, che è il rumore che deve accadere quando la palla rimbalzerà. Vi è il brick hit noise, cioè il rumore che deve accadere quando hitto un brick. E vi è la morte, ovvero quando la palla raggiunge il trigger dead. Quindi mettiamo tutte queste cose al posto giusto. Ok ragazzi, allora partiamo subito col gestire questi audio. E per fare questo devo caricarmi la mia scena nel mio editor. Quindi trasciniamoci il nostro game scene e partiamo subito con la palla. Quindi torniamo sui nostri sounds. C'è appunto questo audio che è il ball bouncing. Aggiungo un audio source sulla mia palla e metto il ball bouncing. Ok? Tolgo il play on awake, perché non voglio che viene che il suono viene partito fatto partire automaticamente al play on awake, ma voglio inizializzarlo tramite script. Ok, per ora mi fermo così. Come invoco un suono tramite script? Quindi vado sul mio ball controller, che è lo script che si occupa appunto per gestire la mia palla, e mi devo inizializzare una variabile appunto di tipo audio source che chiamerò ball sound. Questo ball sound attualmente non ha una referenza, me lo posso prendere tramite serialize field, oppure, come in questo caso, essendo che siamo esattamente nel game object che so che avranno questa audio source, mi basterà fare ball sound uguale get component audio source. Ok? Questo è un altro metodo, però vorrei mantenere, diciamo, quello del serialize field, perché secondo me è molto più game design friendly, anche perché se io aggiungo, volendo, più audio source all'interno di un game object, in questo modo posso discernere più facilmente. A questo punto, come faccio partire il suono? Semplicemente devo inserirmi un check al trigger per quando la mia palla avrà una collisione non di tipo trigger, ma quindi una collisione normale. Cosa faccio? Quindi void on collision enter, che è la funzione che viene invocata ogni qualvolta vi è una collisione di tipo normale, quindi non di tipo trigger, e effettivamente io vorrei che la mia palla faccia il suono ogni qualvolta sbatta, quindi non devo fare nessun check, ballsound.play. E questo è fatto, non devo fare nient'altro. A questo punto, visto che ci siamo, mettiamo anche il suono della morte. Quindi mettiamoci un'altra variabile che a questo punto chiamiamo dead sound, della palla appunto che esplode. E cosa facciamo? Game manager, game manager, game over, quindi questo è il nostro game over, però facciamo fare il play anche del suono della morte, che la pallina esplode. Quindi dead sound.play. Anche qui ce l'abbiamo, e adesso però ci dobbiamo ricordare di inizializzarlo come audio source. Torniamo quindi nella nostra pallina, abbiamo quindi il primo audio source che è il ball bouncing, inseriamo un secondo audio source e mettiamo come audio clip la nostra morte, death. Togliamo il play on awake. E a questo punto possiamo salvare la scena e fare il remove scene. Ok ragazzi, prima di passare al play mi sono dimenticato di fare una cosa al solito. All'interno della mia palla avevamo appunto i due nello script, i due audio source da inizializzare. Trasciniamoli, quindi il ball bouncing lo metto sul ball sound e il dead sound lo metto sul dead sound. A questo punto posso salvare la mia scena e quindi ci siamo, faccio il remove scene e adesso possiamo partire per verificare che è tutto a posto. Perfetto. Adesso voglio morire. Vai palla. Perfetto ragazzi, ottimo. Quindi abbiamo messo i nostri primi suoni. Bene ragazzi, quindi abbiamo inserito i suoni nel nostro gioco. Adesso nel prossimo time frame invece inizieremo a inserire un po' di effetti grafici, che fanno sempre comodo, sono sempre belli da vedere. Ragazzi, eccoci, è arrivato il momento preferito, almeno per me, di questo tutorial, che è quello di inserire gli effetti grafici. E partiamo con i particles. Quindi andiamo subito a bombazza, andiamo sulle scene e
ci buttiamo la game machine sul nostro inspector in modo tale che possiamo lavorare sui nostri game object e vedere un pochettino come il particles. Allora, per creare un particle system, innanzitutto, che cos'è un particle system? È essenzialmente un effetto grafico che ha appunto delle particelle, delle particles che possiamo gestire in qualsiasi modo vogliamo. È un sistema veramente molto complesso, se si vogliono fare cose molto particolari, ma per cose semplici come queste è sicuramente ottimo per iniziare perché aggiunge un po' di juice, bellezza al nostro gioco, di impatto, e quindi mettiamolo subito. Andiamo quindi, tasto destro del mouse, poi FX e creiamo un particle system. Un particle system di fatto che cos'è? È semplicemente un game object con sempre un transform e con una componente particle system che è enorme, non finisce mai questa componente. Però come potete vedere già ci troviamo noi un qualcosa nel nostro gioco. Innanzitutto resettiamo il transform in modo tale che ci riposizioniamo esattamente al centro del gioco e possiamo vedere un po' anche le dimensioni dei nostri particles. Ok, ci siamo, spostiamolo un pochettino da questa parte, perfetto. E qua dalla parte game vediamo quello che succede. Quindi c'è un piccolo menu qui che possiamo resettare per far partire i nostri particles, metterlo in pausa, stopparlo, resettarlo di nuovo. Insomma, tutto viene gestito più o meno automaticamente sulla base di quello che diamo noi come impostazione a questo particle. Infatti è molto complesso, non vi voglio insegnare tutto quello che c'è del particles, ma voglio insegnarvi un minimo di quello che serve per fare questo gioco in modo tale che poi in un video successivo possiamo esplorarlo nel dettaglio, ma sicuramente con quello che vedete oggi potrete divertirvi nei vostri giochi. Allora, io cos'è che voglio fare? Voglio creare l'effetto che avete visto all'inizio del video di impatto contro un brick, cioè voglio fare in modo che quando vado a sbattere contro un brick c'è una piccola esplosione rivolta verso la palla di particles. Per fare questo cosa devo fare? Sicuramente devo andare la prima cosa a cambiare il mio renderer, la mia parte render del particle system. Che cos'è il renderer? È ciò che mi mostra la mia particles. E perché voglio cambiarlo? Perché non voglio questo materiale diffuso così per le mie particles. Qualcosa di un po' più definito, quindi voglio usare il mio sprite default che prima o poi quando inseriremo il bloom dovremo cambiarlo. Il mio sprite default allora mi ha trasformato, diciamo, le mie particles in piccoli quadrati ben definiti, col quale appunto potremmo anche cambiare il nostro colore ed è quello che faremo tramite script. A questo punto l'altra cosa che sicuramente voglio fare io è andare nelle impostazioni generali e cambiare la durata e il looping, ma prima di fare questo voglio anche cambiare, diciamo, la mia emissione e la mia forma di emissione. E sono tutte cose che posso fare in maniera più o meno automatica dal mio riquadro shape. Infatti, nel mio riquadro shape, come vedete, si è illuminato proprio la forma di questo particle system che attualmente è a forma conica. Il particle system, una cosa importante da dirvi, è che attualmente è in 3D. Quindi non è che c'è un particle system 2D. Immaginate quindi che quello che sta succedendo, se io clicco il tasto 2D, è appunto un particle che avviene in 3D. Per questo quei particles non si deve mai esagerare, anche se è un gioco 2D col quale si crede che più o meno le performance siano ridotte. Però comunque ci sono dei tipi di forme delle particles che consentono di ridurre, diciamo, questo effetto 3D. E per esempio adesso quello che possiamo utilizzare è proprio Edge, ovvero un singolo lato. Infatti anche se mi porto nella dimensione 3D, vedete come questo è effettivamente attaccato, diciamo così, al nostro schermo. Allora, partiamo subito. Riduciamo innanzitutto la dimensione di questo edge, quindi secondo me deve essere veramente, veramente molto piccolo. Forse mettiamo a 0,2 per ora, che dovrebbe andare bene. E già vedete come tutto si sta immagazzinando là dentro, perché attualmente sta uscendo verso il mio asse Y. Quindi dovrei ruotarlo, dovrei fare in modo di ruotarlo in questo modo, in modo tale che il mio asse Y è rivolto verso l'alto. Quindi andiamo nella trasformazione. Teoricamente basterebbe togliere il meno 90, che è, diciamo, la rotazione di base che viene data da un effetto particles, e infatti abbiamo risolto. Ecco qui che le mie sprite sono sparate verso l'alto. Ora però voglio cambiare la dimensione di queste sprite perché è decisamente troppo. Una cosa molto bella dei particles è far sì che c'è del random. Infatti, se io vado nella mia sezione generale del particle system, potete vedere come c'è un start size. Questo start size, se clicco la mia freccetta, posso scegliere per esempio un random between two constants. Random between two constants mi permette infatti di stabilire due valori, per esempio 0,1 e un altro valore che può essere per esempio 0,4, e
farmi piacere questo, diciamo, questa dimensione, e appunto inserisce una varianza che è molto bella da vedere, secondo me. L'altra cosa sicuramente che mi interessa è cambiare il gravity modifier, ovvero io voglio fare in modo che sì, c'è un impatto, ma che quest'ultime sono soggette a grafiche, infatti vedete come saltano, però allo stesso tempo scendono verso il basso, quindi ho creato una specie di fontana. E andando avanti a questo punto, possiamo anche cambiare il nostro emission, ovvero qual è il rate over time delle mie particles, creando anche volendo dei burst, e questo è sicuramente molto interessante. Ma non mi voglio fermare qui, perché voglio inserire ancora più random. Non voglio che partano queste particle soltanto verso l'alto, vorrei cambiargli un po' lo spettro, vorrei fargli in modo che la loro velocità, il loro vettore velocità, sia il più possibile ampio in un arco temporale, in un arco più o meno ampio, e quello lo posso andare andando ad agire su start speed, che anche questo posso cambiare la velocità col quale si vengono sparati. Anche questo lo voglio cambiare tra due variabili, e metto qui da 1 a 5 più o meno, va bene, quindi anche qui abbiamo delle particle se verranno sparate a una velocità variabile. Ma gestiamo ora invece il discorso dell'angolo, diciamo, col quale questo vettore velocità viene definito, e questo si fa con velocity over time. Infatti possiamo agire nello spazio locale o nello spazio world. Sicuramente noi vogliamo agire nello spazio world per avere, diciamo, una simulazione più possibile veritiera, e che non dipende, diciamo, dall'oggetto che avrà questo particle system. E qui possiamo applicare una appunto velocità. Anche qui secondo me ci conviene, avete visto come mi è bastato cambiare, mettere linear x a 1 per vedere come il mio vettore velocità viene spostato verso l'asse, diciamo la metà destra dello schermo. Ma anche qui posso mettere random between two constants per variare per esempio tra meno 1 e 1, e quindi già si vede come questa esplosione è un po' più interessante. Però così è decisamente troppo, quindi sicuramente la cosa che voglio fare è ridurre il looping. Togliere il looping, che a un certo punto mi terminerà il mio particle a seconda della durata. E infatti, se vado a cambiare la mia durata, lo metto per esempio un 0,20, vedete come lui, sulla base dell'emission, quindi il rate over time che avevamo definito, mi caccia fuori un tot di particles. Se infatti questo io lo aumento, lo metto a 50, vedete come escono più particles over time. Questo più o meno è quello che mi permette di definire duration e rate over time. Ora io voglio fare così, lo metto a 1, queste magari sono troppe particles, metto 10 particles, e già può essere un po' più interessante. Ma variamolo ancora un po', giochiamo un altro po' con questi valori, vediamo un po' quello che possiamo fare. Quindi la velocità abbiamo definita, abbiamo messo un start speed tra 1 e 5, sicuramente ci permette di avere qualche dettaglio in più. Possiamo definire anche, volendo, una rotazione per cambiare quella che è la rotazione proprio del particle stesso, che possiamo mettere da 0 a 360, in modo tale che le nostre particles prendano proprio delle strade il più varie possibili, ed ecco come è successo proprio adesso. E un'altra cosa che possiamo gestire è appunto il colore. Io però il colore, quello iniziale, quindi lo start color, lo voglio gestire tramite script, ma quello che invece che voglio gestire tramite il componente particle system è il color over lifetime, perché io vorrei fare in modo che man mano che il tempo passa per il mio particles, il colore, qualsiasi colore start color che io abbia scelto, svanisca, quindi che queste particle svaniscano nel tempo. Per fare questo mi basterà lasciare appunto l'opzione gradient, cliccare il colore, e andando ad agire nella parte superiore di questo colore posso gestire il mio colore alfa, e lo vado a ridurre così. Posso anche inserire un altro keyframe qui, in modo tale che faccio in modo che la transizione verso l'alfa 0 sia il più marcata possibile, magari giocando appunto con questi valori, inserendo un altro keyframe, e lo posso provare. Come vedete, dopo un po', adesso si nota poco perché il mio lifetime è 5 secondi, che è troppo, ma se lo metto per esempio a 0,2, vedete come dopo un po' questi spariscono. 0,2 forse un po' troppo, lasciamo un secondo, e dopo un secondo essi svaniranno nel tempo. Anche qui forse 1 è anche troppo. Ora ragazzi, mi metto a giocare un po' con i valori, in modo tale che poi vi faccio vedere qual è la configurazione che secondo me dobbiamo utilizzare in questo gioco, e ve la mostro a video. Ok ragazzi, allora ecco quello che ho fatto. Innanzitutto ho settato uno start lifetime a 0,4, ho settato uno start speed a 1 e la seconda costante a 5, uno start side da 0,1 a 0,3,
lo start color l'ho lasciato invariato. Il gravity modifier l'ho rimesso a zero perché mi piaceva di più senza gravità. Poi ho cambiato, è una cosa che devo cambiare, mi sono ricordato di cambiare il simulation space a world, in modo tale che le mie particles avranno vita propria nel mondo di gioco. Successivamente sono andato sulle mission e ho creato un burst, cioè ho fatto in modo di non mettere un rate over time, ma di mettere proprio un burst, viene fatto partire subito al play della nostra particle. Infatti, se vedete, c'è proprio questo effetto proprio di come dire, di impatto, no? Pum, pum, proprio, mi dà proprio la sensazione di impatto. E ho messo semplicemente un count 5, ovvero che lui all'inizio, quando parte il particles, mi caccia fuori, mi butta fuori 5 particelle. Lo shape l'ho lasciato invariato, il velocity over time l'ho aumentato mettendo una varianza di costanza fra 2 e meno 2, e il resto invece è esattamente come l'avevamo visto. Però ragazzi, vi dico, ricordatevi il renderer, perché agiremo nuovamente sui material quando inseriremo il mio amato Bloom. Ok, quindi abbiamo il mio particle che è qui, è presente, bello, perfetto. Questo invece lo dobbiamo inserire all'interno del prefab del nostro brick. Quindi prendiamo il nostro brick, lo inseriamo a gioco, mettiamo il particle system e lo mettiamo figlio del mio brick. A questo punto dobbiamo resettare la scala, perché quando prendiamo un game object e lo inseriamo figlio di un altro game object, quest'ultimo erediterà la scala dell'oggetto parent. Quindi resettiamo la scala per non avere problemi del nostro particle system. Tutto è rimasto invariato, resettiamo anche la posizione in modo tale che è esattamente centrato a schermo. Vedo che comunque la dimensione di queste particle sono un po' troppo grandi, quindi riduciamolo di un fattore 10, mettiamo 0.001 e 0.03, vediamo se così forse è decisamente troppo. Facciamo 0.06 e 0.1, vediamo se così è meglio. Direi che così è decisamente meglio. Forse ridurrei un pochettino anche il lifetime, lo metterei a 0.3. E adesso mi posso ritenere più o meno soddisfatto. Perfetto, quindi ci siamo, il nostro particle fa parte del mio brick. A questo punto posso andare nel mio script brick manager, perché io voglio invocare il particle system quando ci sarà un impatto con i miei brick. Quindi apro Visual Studio e vado subito a inserire una variabile, sempre col mio campo serialized field, proprio per rendere il tutto game designer friendly, anche se potevo utilizzare per esempio un metodo che mi consentiva di caricare il mio particle system cercandolo tra i miei figli, ma io preferisco sempre andare in questo modo perché è decisamente più semplice. E quindi creiamo una variabile tipo particle system che chiamiamo brick it particles, ok? Questa poi ricordiamoci tramite inspector di inserirla. E a questo punto, quando c'è una collisione con la mia palla, mi devo ricordare semplicemente di fare brick it particles.play, molto molto semplicemente. Quindi andiamo nel nostro brick, aspettiamo che compila il tutto. A questo punto mi ritroverò nel mio script il mio brick it particles, lo prendo, lo incollo qui e ci siamo. Però ragazzi, sarebbe brutto da vedere se colpisce la palla e noi vediamo questo effetto che va verso l'alto e basta, non va bene. Facciamo in modo invece che noi modifichiamo la rotazione dell'asse Z, appunto, del mio particles sulla base di dove è stato effettivamente l'impatto. Sarebbe una cosa sicuramente molto più interessante, non pensate? E allora, cosa facciamo? Andiamo sul mio script. Io quando ho una collisione ho una posizione di dove è avvenuta la collisione, che quella è sicuramente la cosa che mi interessa, e so pure qual è il mio oggetto che ha fatto la collisione, che ha fatto l'impatto, che è la mia palla. Quindi io adesso voglio trovarmi una direzione, la direzione verso il quale è questo oggetto che è la mia palla. Per trovare la direzione della mia palla quando c'è stata una collisione, devo semplicemente fare questa cosa. Allora guardate, quindi io su collisionGameObject.tag ho il mio GameObject palla. E allora, troviamoci la direzione. La direzione in questo caso è un vector 2, che lo chiamiamo ball dir. Per trovarmi la direzione qualsiasi fra due oggetti, devo fare oggetto verso il quale, posizione dell'oggetto verso il quale voglio trovarmi la direzione, meno la mia posizione. Quindi in questo caso l'oggetto è collision.gameObject.transform.position meno che cosa? Me stesso. Dove sono io? Sono in un determinato punto. Però ragazzi, non voglio mettere transform.position, ovvero me stesso, ma voglio mettere invece l'impatto dove è avvenuta la collisione. Quindi faccio collision
dot contacts, sarebbe il numero di contatti che ho avuto durante la collisione, che è un array. Quindi, essendo che è un array, mi prendo il mio primo contatto che c'è stato tra la palla e il mio oggetto, e se faccio punto e accedo a point, io ottengo esattamente la posizione della collisione. Ok, dove è avvenuta la collisione nel mio oggetto, dove sto invocando la funzione onCollisionEnter. Se ragazzi avete problemi con qualcosa, scrivetemi nei commenti. Ora mi sta dando un errore, perché io in realtà con questo metodo, facendo la differenza tra transform.position, sto ottenendo un vector 3. Non è un problema, vector 2, vector 3, tanto sappiamo benissimo che non vi sono problemi di questo tipo, solo che appunto il mio point viene inteso come vector 2. Quindi facciamo una cosa, creiamoci un vector 3 che chiamiamo collision point e ce lo creiamo nuovo, new vector 3, e all'interno ci mettiamo le posizioni definite dal mio point sia sulla x che sulla y. Ok, quindi praticamente stiamo facendo in modo che quella sottrazione non ci dà problemi, salvandoci di volta in volta in una variabile d'appoggio chiamata collision point. E quindi io ho collision point. Potevo fare anche l'inverso, potevo salvarmi il collision.gameObject.transform in un vector 2, non cambiava assolutamente nulla. Quindi adesso io ho la mia direzione. Ora cosa voglio fare? Voglio fare in modo che ruoto la rotazione del mio particles a seconda di dove è appunto questa direzione. Per fare questo è molto semplice, sempre andiamo ad agire su brickHitParticles dot che cosa? GameObject dot transform. Quindi prima devo andare sul GameObject, dopo vado sul transform, almeno mi sembra, non credo che possa andare subito, posso andare subito sul transform. Quindi brickHitParticles dot transform, vado sulla componente transform del mio particle system. Che cosa, su cosa voglio agire adesso? Sulla rotazione di questo transform. E quale metodo voglio utilizzare? Voglio utilizzare un metodo che fa parte della classe Quaternion, che si chiama lookRotation. lookRotation mi permette di definire la direzione del mio vettore forward, quindi la direzione proprio del mio GameObject sull'asse Z, che in questo caso è quello che mi interessa, perché se andiamo a vedere sullo schermo io sto ruotando proprio l'asse Z, che è questo blu. Ok, il mio vettore forward. Quindi definiamo qual è la mia direzione, sicuramente boldir. E poi ho bisogno di definire l'asse sul quale effettuare questa rotazione. Perché ragazzi, quando siete su Unity dovete immaginarvi sempre più o meno un mondo 3D. E ve lo faccio visualizzare subito. Allora, qual è il discorso? Qual è secondo voi il vettore sul quale deve avvenire la rotazione? È esattamente questo, immaginate proprio una riga che vi esce da questo piano, no? E va, diciamo, verso di voi. Infatti se io rimetto a 2D è proprio un qualcosa che esce da questo punto ed è rivolto verso di voi. Questo qualcosa che esce da questo punto ed è rivolto verso di voi è un vettore che si chiama vector 3 back. Ok? Perché è un vettore che ci definisce un qualcosa, una direzione che è rivolta proprio verso di noi. Vedete quel meno 1 sulla Z? E quindi è esattamente quello che abbiamo visto prima graficamente. Però così non mi basta, perché ragazzi, se vi ricordate qualche time frame fa, vi ho spiegato che il vettore è un qualcosa che è dotato di direzione e di magnitudo, di intensità. E io adesso voglio prendermi solo la direzione. Come faccio a prendermi solo la direzione da un vettore? Metto punto normalized, che lui praticamente mi toglie qualsiasi intensità che c'è da questo vettore e me la rimuovo e mi lascia solo la direzione del vettore. Perfetto, ho quindi applicato la mia rotazione. Manca un'ultima cosa, l'ultima chicca che voglio fare. Voglio far sì che il mio brick hit particles sia posizionato esattamente nel mio collision points. Quindi brick hit particles dot transform dot position uguale collision point. Bang. Non devo fare altro, ragazzi, ho finito. Ecco qua, quindi la mia funzione è pronta. Adesso possiamo provare subito tutto. Prima però ricordiamoci di salvare il nostro prefab in modo tale che non ho problemi. Lo posso a questo punto togliere, salvo la mia scena e la rimuovo. Questa pratica dovreste averla capita ecco. Faccio un'altra cosa prima, abbasso un po' l'audio perché mi rendo conto che può essere un po' forte. Oh, ecco qua. Allora ragazzi, proviamo subito, vediamo un po'. Allora, ci siamo. L'unica cosa che non va è dobbiamo sistemare un pochettino questo particle system, perché vedete se ve ne rendete conto. Innanzitutto viene seguito, la direzione è quella giusta, ma non va bene la direzione del mio particles. Quindi correggiamolo un attimo.
Allora, ragazzi, per risolvere quel fastidioso problema che vedevamo nel Particles, ho dimenticato una cosa molto importante sul Velocity Over Lifetime. In sostanza, cliccate, prendete il vostro Game Object Brick e buttatelo da qualche parte in modo tale che possiamo fare quest'ultima modifica. Sul Particle System, infatti, Velocity Over Lifetime, ricordatevi di mettere sul Linear X, quindi sulla vostra velocità, no, sull'asse Z un 1 e sull'asse Y di mettere la costanza di velocità sempre fissa 1, in modo tale che in questo modo il nostro particle si muova anche su quell'asse e non dà l'effetto appiattito. Infatti, dopo aver fatto questa modifica e quindi cliccando su override e facendo apply, possiamo rimuovere il nostro brick e proviamo subito se appunto funziona tutto come previsto. Perfetto, a questo punto infatti la nostra esplosione è nella direzione corretta. A questo punto non ci rimane che rimuovere il fatto che quando avvio il gioco il particle viene avviato subito e dare al colore al particles. Quindi, come si fa questa ultima cosa? Riprendo sempre il mio brick, vado sul mio particle system, rimuovo questo semplice tick che è appunto il play on awake, ovvero che dice al mio particle system di partire a gioco avviato. Lo rimuovo, questa è una cosa che mi interessa, e poi posso salvare il mio prefab perché non mi serve nient'altro, ma per cambiare il colore devo andare sul mio script. Quindi, come si fa a cambiare colore? Ve lo faccio vedere subito. Si fa brickit particles dot main dot color dot start color, e qui si definisce il colore. Però, ragazzi, c'è un problema, perché è un problema questo di lettura. Non so perché Unity ha deciso di farlo così, ma in sostanza vuole che noi definiamo questo particle system dot main module in una variabile a parte, e poi a questa variabile noi, una volta presa come referenza, gli mettiamo il colore. Come si fa quindi? Scriviamo particle system dot main module, la chiamiamo module, particle module, come ci pare, e lo mettiamo uguale a che cosa? Al mio brickit particles dot main, che così, se vedete, mi sto prendendo esattamente il mio particle system dot main module. Dopo, per cambiare colore, faccio il riferimento a questa particle module dot start color e mi prendo il colore che attualmente ha la mia sprite, ok? Che basterà fare sprite.color. In questo modo sto cambiando il colore anche al mio start color del particle system. Ma per fare in modo che tutto avviene naturale ogni qualvolta che io anche colpisco il mio brick, prendo queste due righe di codice e me le salvo all'interno della mia funzione change color on life, che viene invocata ogni qualvolta vi è un hit. E così sono a posto, non devo fare nient'altro. A questo punto facciamo una prova per vedere se è tutto a posto. Clicchiamo Start e vediamo se è tutto ok. Perfetto, vedete come cambia colore? E così ci siamo, ci siamo divertiti a realizzare questo simpatico Particles, che ovviamente genera un effetto sicuramente molto interessante. Bene. Per questo timeframe è tutto, ora al prossimo creeremo l'ultimo particles e poi passeremo agli effetti grafici. Allora, ragazzi, continuiamo a inserire le nostre particles. Direi di partire dal particle system che già avevamo, che è quello che abbiamo creato dell'esplosione. Vi ricordo che ogni volta che fate spostamenti, diciamo, da padre a figlio, da game object ad altro, sballerà un pochettino la scala del nostro oggetto, ma comunque ecco l'effetto che avevamo creato. Ora io voglio fare proprio un'esplosione che vorrei utilizzare quando, diciamo, la palla esce fuori dalla mappa per far esplodere la nostra barra, la nostra palla a piacimento. Quindi, come si fa? Modifichiamo questo particle system. Diciamo che in termini di tempistiche mi va assolutamente bene. La cosa però che vorrei è che, anziché essere un edge come shape dell'emissione, sia un cerchio. Quindi cambiamolo subito. Vado su shape, cambio e metto un circle. Dovrebbe bastare a darmi, diciamo, questo effetto. Però, come vedete, adesso il mio transform, la mia rotazione è totalmente sballata. Quindi cambiamo questo e mettiamo sicuramente a zero. L'altra cosa che dobbiamo fare è far sì che questo circolo sia il più possibile rivolto, abbia un raggio che sicuramente non sia di questa dimensione, ma sia superiore. Quindi vediamo un po' come possiamo renderlo il più possibile normale. Eccolo qua nella scala, quindi questo possiamo resettarlo, non l'avevo vista. Eccolo qui che c'è una scala di 0,2 sulla X, mettiamo 1. E già dovrebbe essere perfetto.
più o meno a posto. L'altra cosa che voglio fare, sempre prendendo il mio particle, è cambiare il mio velocity over time. Io non voglio più che si muove sulla Y, per esempio, quindi questo lo possiamo togliere, né tanto meno sulla X, e soprattutto il mio linear velocity lo posso pure togliere, quindi ecco, in questo modo lui seguirà esattamente la shape della mia emission che mi sono selezionato. Però come particles per un'esplosione queste sono decisamente poche, quindi aumentiamole un pochettino. Andando su emission, possiamo vedere come l'effetto burst mettendo qua 30 di particles, e direi che è abbastanza interessante. Però forse la mia emission shape è un po' troppo larga, cambiamola un pochettino, riduciamo il raggio, vediamo, forse questo raggio così è meglio, come vedete è un po' più concentrato. E l'altra cosa che possiamo fare è per esempio utilizzare il graphite modifier in modo tale che esplode e le particles scenderanno verso sotto. Magari aumentiamo un pochettino il mio lifetime, lo mettiamo a 0,5, così che siano visibili, più presenti. Perfetto, direi che va bene. E questa è quindi la mia esplosione. Lo cambiamo nome, lo chiamiamo Explosion Particles. Ok, perfetto. Resettiamo la posizione perché facciamo sì che questo particles venga istanziato tramite script. Quindi lo prendo, me lo salvo e me lo metto come resources. Quando è che devo istanziare questo particles? Quando effettivamente sto morendo. Quando sono morto la mia palla è andata via dal livello e di conseguenza ho bisogno di fare l'effetto assieme al suono. A questo punto, molto semplicemente, io cosa devo fare? Il mio bar controller qui non lo devo toccare, ma dal mio game manager, che appunto setterà il mio game over, faccio sì di trovare come posizione la posizione della barra, che volendo potrei prendermela anche direttamente tramite fields realizzabili nel caso in cui fossimo stati nella stessa scena. Quindi cosa faccio? Faccio semplicemente mi salvo una variabile qui, GameObject, bar, ok? E qui faccio, quando sono nella mia funzione game over, faccio se il mio bar ancora non ce l'ho, cioè se il mio bar ancora non l'ho trovato, allora trovalo. Come lo trovo? Già l'abbiamo visto, ragazzi, facendo gameObject.findGameObjects.tag, e questo gli daremo appunto una tag al nostro GameObject che lo chiameremo bar, ok? E questo è quanto. In questo modo io mi trovo il GameObject e me lo salvo, in modo tale che questa findGameObjectsWithTag viene eseguita una sola volta nel corso delle partite. E ragazzi, questo è molto importante: quando potete salvatevi sempre gli oggetti che cercate, perché questa chiamata è un po' dispendiosa in termini di risorse. Ok, quindi ce la siamo salvati, ce l'abbiamo. A questo punto cosa devo fare? Devo spawnare il mio particle system. Per il particle system, vi ricordo, per istanziarlo possiamo prenderci una referenza qua dentro proprio come assets, che mettiamo game object, che appunto sarà il mio particle system, sarà explosion effect, ok, che me lo prenderò tramite inspector, oppure potevo spawnarlo direttamente tramite un'altra keyword, si chiama resource.load, che vi faccio vedere subito. Ma comunque, tornando nel nostro game over, ho perso la funzione, eccolo, ok. Preoccupiamoci di far istanziare il particle system esattamente nella mia barra. Come si fa? Semplicemente gameObject.instantiate. Che cosa? Quale oggetto voglio istanziare? Voglio istanziare esattamente il mio particle system che ho chiamato explosion effect. Dove lo voglio istanziare? Lo voglio istanziare in bar.position,
bar.transform.position, quindi esattamente la posizione della mia barra, con un quaternion dot identity, che vuol dire rotazione nulla, e ricordo ragazzi, settiamo anche il transform.parent perché è fondamentale, e mettiamo come transform.parent bar.transform, che è, praticamente sto dicendo, il mio explosion, mettilo esattamente nella mia barra. Poi io devo fare in modo che la mia barra svanisca. Come posso farla svanire? Molto semplicemente, bar.getComponent SpriteRenderer, che vi ricordo che è il componente che mi visualizza la mia sprite, e metto enable uguale false, cioè sto disabilitando quel componente e non mi devo preoccupare di riabilitarlo perché tanto in ogni caso io resetterò la mia scena e quindi tutto mi tornerà come era prima. Perfetto, ci siamo, mi piace. A questo punto l'unica cosa che devo fare è andare nel mio game manager e impostare il mio explosion effect, quindi prendo il mio explosion effect e lo trascino. Quindi adesso posso semplicemente provare il gioco e vediamo se funziona, ma dovrebbe funzionare. E ho dimenticato evidentemente qualcosa. Cosa ho dimenticato? Ah, esatto, ragazzi, cosa ho scordato? Ho scordato di mettere la mia tag alla mia barra, quindi facciamolo subito. Carichiamo la mia scena. Andiamo su Game Scene, la buttiamo qui, ecco la mia barra, come vedete il tag non ce l'ha, quindi facciamo add tag, noi l'abbiamo chiamato bar, e poi ricordiamoci sempre, una volta abbiamo inserito in lista, associamo il tag, facciamo salva sulla scena, rimuoviamo la scena. Allora ragazzi, ho sbagliato una cosa nel codice, praticamente qui ho fatto bar diverso da null. Diverso da null, cosa vuol dire? Non entrerà mai in questo if se ci pensate, perché inizialmente la mia variabile è nulla, non ha assolutamente nulla, non c'è nessun oggetto salvato. Quindi io qua devo fare bar uguale uguale null. Cioè, se la mia barra è vuota, ce l'ho detto sicuramente a voce, ma non l'ho fatto tramite script, allora cercalo. E solo così effettivamente funziona. Quindi ecco, era questo il problema del perché mi dava quell'errore su console, che inizialmente non avevo capito, ma ci sta. Perfetto, ora non si vede il mio particles, cerchiamo di capire perché. Ok, ho capito qual è il problema. Praticamente, se vi vedete, se ricordate, io il mio explosion particles l'ho preso, l'ho copiato esattamente dal il mio brickit particles, quello che abbiamo fatto nello scorso time frame. E nello scorso time frame avevamo disabilitato il play on awake. Invece in questo caso noi il play on awake sul mio explosion particles vogliamo lasciarlo attivo perché vogliamo che venga automaticamente fatto partire quando viene spawnato. Ecco qua, molto bello, mi piace un sacco questo effetto. Ebbene ragazzi, abbiamo finito con le nostre particles, però ancora non abbiamo finito con gli aspetti grafici. Infatti voglio inserire la cosa che adoro, che è il bloom. Ci vediamo nel prossimo time frame. Allora ragazzi, finalmente ultimo time frame del progetto. Come potevamo finire nella playlist se non inserendo il bloom? Che cos'è il bloom? Un effetto di post-processing che possiamo inserire in tutti i nostri progetti per migliorare l'aspetto grafico, ovviamente se ci piace. A me piace tantissimo e secondo me in questo gioco che è un po' futuristico, diciamo così, rende molto molto bene. Allora, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, cosa ci serve per il bloom e per effetti post-processing in generale? Ci serve l'Universal Render Pipeline. Che cos'è l'Universal Render Pipeline? È un pacchetto che possiamo aggiungere al nostro progetto. Come aggiungiamo questo pacchetto? Dobbiamo andare su Package Manager e se assicuratevi di avere qui selezionato Unity Registry e qui praticamente ci troveremo il listone di tutti i pacchetti possibili e immaginabili per potenziare di ulteriori funzionalità il nostro progetto. Veramente per ognuno di questi mi sarebbe da fare un video a parte, ma per ora concentriamoci sull'Universal Render Pipeline e quindi cercate Universal RP nella lista e installatelo o scaricatelo. Sicuramente dovrete prima scaricarlo e poi installarlo. Una volta che l'avete scaricato, però dovrete soltanto installarlo progetto per progetto. Io ce l'ho già installato in questo progetto, quindi in caso mettete in pausa il video, aspettate che il processo di installazione vada a buon fine. Una volta che avete installato il vostro Universal Render Pipeline, innanzitutto spendo due parole. Che cos'è la render pipeline? È in sostanza un modo per modificare come viene proiettata a schermo, diciamo, la grafica del vostro gioco. Immaginate quindi che nella pipeline ci sono tutte quelle funzionalità che si occupano appunto di renderizzare la grafica del vostro gioco e noi possiamo in qualche modo modificarla grazie a questo scriptable render pipeline. Per creare questa pipeline devo fare tasto destro nella mia cartella assets. Create, cerco rendering, Universal Render Pipeline e creo un pipeline asset.
Lui, quando mi crea il pipeline asset, automaticamente mi crea anche un renderer. Perché, come vi ho detto, il renderer è quello che noi modifichiamo, scriptiamo con appunto le opzioni nei menu. Però questo renderer, quello che crea lui di default, è per giochi 3D. Quindi ricordatevi, se state facendo un gioco 3D e volete inserire il Bloom, che potete benissimo farlo, va benissimo così, non dovete fare altro. Ma in questo caso, essendo che è un gioco 2D, eliminiamo l'Universal Renderer, Asset Renderer, quello che è scritto così. Non questo, ragazzi, mi raccomando. Vedete, questo è un Pipeline Asset, Universal Render Pipeline. Questo invece è il Forward Renderer. Dobbiamo eliminare questo, che crea di default. Quindi facciamo Delete. E creiamoci invece il Renderer 2D. Quindi andiamo sempre su Rendering, Universal Render Pipeline, 2D renderer. Possiamo lasciare anche il nome di default oppure semplicemente dai un nome 2D render, non cambia nulla. Sul nostro pipeline asset ricordiamoci di inserire il renderer che abbiamo appena creato, quindi il 2D renderer, e adesso siamo a posto. Però ancora dobbiamo abilitare Unity a utilizzare questo pipeline asset. Come si fa? Edit, andiamo su Project Settings, Graphics, e se vedete qui c'è la possibilità di inserire un renderer pipeline asset, quindi lo cerco tramite il pallino, che in questo modo posso cercare tutti dei render pipeline asset dello stesso tipo. Io ne ho solo uno, quindi è molto semplice, lo seleziono e a questo punto il mio progetto è pronto per utilizzare il pipeline asset. Però ragazzi, c'è un piccolo problema, nel senso che ora, se apro la mia scena di gioco e la metto qui, se vedete i miei materiali e seleziono tutte le mie sprite che ho, che sono queste 5, hanno un materiale che è sprite default. Questo, diciamo, non va bene per l'Universal Render Pipeline, va utilizzato un altro tipo di materiale che troveremo subito nella scena, e vi spiego qual è. Praticamente, innanzitutto, come vedete, si sono un po' rovinati i materiali. Quando c'è questo problema viola, vuol dire che dovete fare l'upgrade dei materiali all'Universal Render Pipeline, ma per ora non ci riguarda. Quello che vogliamo dare, invece, a questi 5 sprites è o uno sprite lit, che è praticamente il materiale che dice alla render pipeline: renderizzami queste sprite rendendomele, diciamo, anche sensibili alle fonti luminose. Quindi nel caso in cui vogliamo inserire la luce anche nel 2D dobbiamo utilizzare questo materiale, oppure lo sprite unlit, e in questo caso è quello che ci interessa, ovvero dice al render: guarda, renderizzami queste sprite, però non renderle sensibili alle luci. Ok, quindi questo è quello che ci interessa. Dobbiamo inserire lo sprite unlit. Non me l'ha messo, quindi lo faccio di nuovo. Eccolo qua. È tutto ritornato luminoso come prima. E adesso ci siamo, non devo fare altro. Però ragazzi, nella mia scena ho anche altre cose, se vi ricordate. Ho appunto i miei particles, che anch'essi nella parte renderer hanno appunto un material. Quindi assicuratevi che sulla parte render del material vi sia anche qui sprite unlit default. Vi faccio vedere nuovamente il processo. Cliccate questo menu di show hidden packages e trovate lo sprite unlit default. Dopo cliccate, assicuratevi che qui ci sia scritto questo. Fate poi l'override, nel caso in cui non l'avete fatto, del prefab. Quindi questo lo posso togliere. Però vi era un altro particles che era nel mio brick. Andiamo su particle system, renderer. Anche qui assicuriamoci che ci sia lo sprite unlit default, nel caso in cui non l'avessimo già inserito prima, o se il progetto automaticamente non l'ha inserito, ricordiamoci di fare l'override sul parent del mio prefab, ok? Quindi anche questo è fatto. Quindi la mia scena è quasi pronta, ma ci manca il Bloom. Innanzitutto facciamo Game Scene, facciamo un save. Lasciamolo così perché voglio lasciarlo in questo modo per farvi vedere subito l'effetto. Andiamo sulla Main Scene, facciamo direttamente qui, non ci sono problemi. Tasto destro, eccolo qua, vado su Volume e creo un Global Volume. Che cos'è un Global Volume? Non me lo sposto perché me l'aveva messo sotto l'Audio Manager. È praticamente quel oggetto che mi consente di inserire effetti di post-processing. Quando io clicco questo oggetto, cioè appunto questo componente, questo script si chiama Volume, io devo creare un profilo cliccando New e lui me lo crea automaticamente. E poi facendo questo pulsante, cliccando questo pulsante, posso inserire tutti gli effetti di post-processing che voglio. Anche qui ci sarebbe da fare un video a parte, vi invito ad esplorarli, sono molto molto interessanti. Ma non interessa il Bloom. Inseriamo quindi il Bloom. Per evocare, diciamo, la funzionalità del Bloom, cosa devo fare? Vado su a giocare su intensità e su threshold. Threshold praticamente va a vedermi il mio alpha value e l'intensità dei colori che vedo nella scena, che volendo posso anche togliere, nel senso, per far diventare tutto bloomato nella mia scena. E per appunto aumentare il livello del mio Bloom, devo giocare con questo slider, ok?
mettete voi il valore che vi piace di più. Io ho messo, siccome mi piacciono i numeri arrotondati, ho messo 5. Ma come vedete nel mio game non c'è l'effetto di post-processing. Come mai? Molto semplice anche qui, dobbiamo andare sulla main camera e abilitare gli effetti di post-processing andando a cliccare in questo piccolo tasto. Molto molto semplice ragazzi, abbiamo quindi terminato il nostro gioco, perché a questo punto ci sarà veramente tutto nella mia scena che sarà appunto bloomato, salvo prima la game scene perché era già nel gioco. Quindi premo play. Ecco, ho dimenticato un'altra cosa, vedete i brick che non sono illuminati, quindi andiamo subito sul brick e modifichiamo anche qui. Vedete, qui c'era uno sprite lit default, no, io voglio lo sprite unlit, vedete che bellino il brick bloomato. Faccio apply, rimuovo il brick, salvo la mia scena, rimuovo la mia game scene, anzi la lascio qua, tanto ogni volta che clicco play lui automaticamente me la resetta, e ci siamo ragazzi, guardate che bello, pure le mie particle sono bloccate e sono blurrate, quindi molto molto bello. Io poi voglio sistemare un altro po' la mia scena, e una cosa che voglio fare ragazzi è dare una leggera rotazione, ma proprio leggerissima, verso l'interno a queste due barre, in modo tale per evitare che la mia palla per qualche motivo si blocca. E poi magari diamo pure un colore a queste barre qui, diamogli un bel colore azzurrino che mi piaceva tanto nel progetto, vederlo in questo modo il gioco. E direi ragazzi che ci siamo, complimenti a tutti, abbiamo finito il nostro gioco. Quindi ora metto le colonne diciamo previste dal giochino, ecco, forse sono un po' troppe, però ragazzi ormai avete capito come si gestisce questo gioco, abbiamo fatto veramente un sacco di cose, sono molto contento e adesso vi potete divertire a giocare con questo giochino e a passarlo eventualmente ai vostri amici. Quindi ragazzi, complimenti se siete arrivati fin qui, mi raccomando scrivete un commento, fatemi sapere quello che ne pensate e niente ragazzi, ci vediamo su Discord, ci vediamo dove volete, grandissimi. Ciao ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di cliccare like e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto di entrare nella community di Sharped che attualmente risiede nel Discord che pian piano sta crescendo sempre di più. Non vedo l'ora di vedervi lì dentro, non vedo l'ora di interagire con voi e soprattutto voglio vedere i vostri progetti, quindi pubblicateli, pingatemi, fate quello che volete, fatemi vedere quello che state realizzando. Ok? Ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao!